Buonasera, bentrovati. Eccoci qua con la diretta del lunedì, la diretta dedicata alla numismatica. Lasciatemelo dire, alla grande numismatica, che è un aggettivo che ormai caratterizza le trasmissioni del lunedì sera, del mercoledì, del venerdì. Ormai gli appuntamenti sono in settimana tanti, in vostra compagnia, in compagnia mia, di Alessandro, di Fabrizio, di Walter, che approfitto per salutare e ringraziare che mi affiancano in questa avventura televisiva, ma avventura che sicuramente ci vede in prima persona nel presentarvi le monete, ma alle nostre spalle c'è una grande azienda che ritengo sia necessario sempre ricordare, Bolaffi, Bolaffi, azienda che dal 1890, quindi da direi una buona dose di tempo, si occupa di collezionismo, si occupa di grande collezionismo. E devo dire che in questi anni, quelli che tra l'altro ho avuto il piacere di vivere in Bolaffi, spesso abbiamo avuto la fortuna, il piacere di portare sul mercato italiano delle iniziative commerciali che hanno valorizzato e hanno incrementato l'interesse e l'attenzione per le monete. Quindi ne sono orgoglioso nell'ambito di quello che è il mio ruolo, cioè quello di presentarvi le monete. Questa è una serata davvero speciale, una serata di anteprima, una serata che vi lascerà, ne sono certo, a bocca aperta, perché avrete modo di vedere davvero in anteprima delle monete inedite, inedite per il mercato, diciamo, italiano, nel senso proprio di quella che è la spinta collezionistica che noi sempre siamo lieti di portarvi. Siamo in diretta, potete parlare con noi, potete parlare con il nostro centralino, la Paola che oggi lo governa, come al solito molto bene, e che saluto, e ne approfitto per salutare anche i miei tecnici, Enrico in regia, Alberto alla Camera. Ecco, il centralino stasera sarà fondamentale perché purtroppo o per fortuna, non lo so, le monete a disposizione di questa serata non saranno molte, ma saranno tutte molto importanti e interessanti. Quindi la rapidità di conferma sarà un elemento vincente questa sera più che altre sere. Perché? Perché chi avrà piacere di approfondire la visione di queste monete a casa in un nostro negozio non deve fare altro che chiamare e dire: mi piace quella moneta, vorrei appunto avere questo vantaggio di vederla a casa. Lo dico sempre con la giusta, direi, importanza. Non è una conferma in acquisto, è una conferma di visione. Quindi sentirsi tranquilli di poter dire: mi piacerebbe, ma voglio saperne di più. Quindi chiamate, fatevi mettere da parte la moneta, non vi impegna l'acquisto, ci sentiremo poi nei prossimi giorni. Molti di voi sono già in contatto con Bolaffi, alcuni sono nuovi graditi telespettatori. Sappiate che il nostro modo di lavorare è molto semplice, parlando di quella che è nella fattispecie la trasmissione televisiva. Cioè, chiamate, mettiamo da parte, ci sentiamo, ci vediamo a casa vostra, nei nostri uffici, nei nostri negozi di Torino, Milano, Roma e Verona. E quando avrete visto la moneta, quando l'avrete assaporata, e non che vada assaggiata, ma assaporata proprio nel sentirne le vibrazioni che la moneta può darvi, il piacere anche fisico, per fortuna la moneta si può toccare, non è per tutti gli oggetti da collezione, no? Uno compra un diamante blisterato, a parte che non è un oggetto da collezione, però è, per carità, aveva valore, ma è lì, lo guardi e non lo puoi toccare. Una moneta è viva, si può toccare. Dopo averla toccata, dopo aver valutato giustamente il prezzo, le condizioni di pagamento, la possibilità di dilazionare magari nel tempo un acquisto, solo in quel momento deciderete, qualora ne avete voglia, di effettuare l'acquisto. Ecco, quando avete effettuato l'acquisto, a quel punto, ripeto, nascerà un programma di pagamento che sarà comodo per voi. Non vi convince la moneta, mi sembra più bella, ho capito che non ce la faccio a comprarla. Non vi preoccupate perché sarà stata un'occasione per incontrarci. Abbiamo una rete vendita su tutto il territorio nazionale, abbiamo funzionari in tutta Italia, abbiamo, poi se puoi Enrico, facciamola vedere questa bella foto recentissima, l'abbiamo aggiornata, anche perché qui poi, visto che ognuno di loro ha tanti anni di esperienza, c'è qualche giovanotto, ma insomma ormai siamo tutti
con qualche capello bianco, ecco che ogni tanto ci rifacciamo la foto proprio per vedere, e nel mio caso, i disastri del tempo, è vero Paolo? Perché le mie foto di 15 anni fa avevo i capelli lunghi, chiome fluenti, eh? No, magari. Eccola qua la rete vendita. Abbiamo poi i negozi, quindi veramente sentitevi tranquilli e liberi di confermare le monete in visione. Vorrei fare tanti saluti personali questa sera perché sia la settimana scorsa, sia di persona che al telefono, ho avuto piacere di sentire tanti, tanti amici, io li chiamo così ormai i clienti Bolaffi. Faccio un saluto generico a tutti, generale a tutti, in modo da non dimenticare nessuno. Voglio solo dare un bentornato a chi arriva da terra d'Africa, che è tornato su suolo italiano e che mi ha scritto un messaggio. E quindi lo saluto perché so che è all'ascolto, signor Luigi, dal primo minuto, quindi bentornato tra noi. Ok, va bene, saluti fatti. Allora, stasera la trasmissione la condurrò in maniera un po' diversa, vale a dire, adesso faremo una carrellata su quello che è un po' la serie di proposte che abbiamo a disposizione. Ho qui sul mio tavolo, si intravede, ma non si deve vedere più di quanto, un plateau rosso che contiene sei meraviglie, grandi novità. Ne parleremo tra una mezz'oretta circa e direi di cominciare quindi con la trasmissione. Buon divertimento e buona scelta. Bene, allora Alberto, che dici? Andiamo a vedere questo primo espositore. Dai, sì, subito violenti perché bisogna essere così. Stasera, cosa che non capita ormai quasi mai, è la possibilità di avere in trasmissione tre monete d'oro del mondo greco. Stasera parleremo molto di Grecia, ve lo dico subito. Parleremo di Grecia in maniera importantissima, dove Grecia ovviamente è un termine, non è un aggettivo, ma in questo caso lo voglio usare come un aggettivo riferito alla monetazione del mondo greco, nel senso più ampio del termine. E stasera tre monete d'oro, una più bella e importante dell'altra, con una Persefone cartaginese, un Apollo di Pella macedone, quindi rispettivamente a sinistra e a destra, e centrale, una delle monete sicuramente tra le più importanti della collezione delle monete d'oro greche, cioè una moneta dedicata a Zeus, una moneta coniata a Siracusa con il volto di Zeus. E questo sarà un bellissimo capitolo di importanti monete d'oro dedicate appunto alle divinità greche e coniate nel III-IV secolo a.C. Poi andremo a vedere, e vorrò cominciare la trasmissione con questo sesterzo. Allora, parliamo di monete romane, sesterzi romani sempre più difficili da trovarsi, belli, sempre più difficili da trovarsi in grande qualità. Stasera ne ho solo uno e mi perdonerete, ma è un sesterzo di Traiano fuori dall'ordinario, con un rovescio. Partirò con questa moneta, quindi chi è interessato ai sesterzi romani stasera si potrà divertire poco, perché ne avrà solo una a disposizione, ma in maniera enorme, perché questa moneta è pazzesca. Andiamo avanti, poi partiamo con quella. Eccole lì in alto, a buona cornice, altre tre monete romane, molto interessanti nell'ambito della qualità, della rarità, delle monete che sono in argento, quella di Massimiano Ercole a sinistra, e due grandi e importanti e rari aurei, quello di Traiano Decio centrale e quello di Alessandro Severo. Siamo su aurei di rarità molto molto importante. Eccoli qua. Bene, proseguiamo Alberto, perché ci godiamo un bellissimo espositore dedicato a loro, oro che sta sempre dando segni di importanza a livello mondiale. L'oro in questo caso non è un oro da valutarsi tanto al peso, ma parliamo di oro da collezione, parliamo di grandi monete da collezione, che siano di 2500 anni fa o come in questo caso di metà 800 con Carlo Felice o con i due grandi e bellissimi 50 lire di Vittorio Emanuele III, stasera possibilità di scelta. Molto. Un saluto al signor Leone, ben trovato e ben sintonizzato, stasera si divertirà.
Venezia, eccolo qui, avremo un marengo solo stasera, ma il più raro, il più importante, quello che tutti cercano, tutti vogliono. Stasera parleremo di Venezia e lo faremo in una maniera molto bella, perché parleremo di una Venezia dei Dogi con lo zecchino a destra di Cicogna, parleremo di una Repubblica di Venezia con i moti del 48, con la moneta col marengo, e parleremo di Venezia anche con la moneta di Papa Francesco che ho qui davanti a me, dedicata proprio a San Marco, e quindi parliamo del 2014. Allora, sulla monetazione aurea di Papa Francesco, poco da dire, sempre pochi, sempre po meno esemplari. Sono finiti i tempi in cui sul mio tavolo c'erano le collezioni complete per anno. Io, come sempre, come impegno, come piacere di dare un buon consiglio per chi ama questa tipologia di monete, che ovviamente si distaccano completamente dall'oggetto, dal manufatto antico, ma hanno nella loro rigore, bellezza e importanza, e nei numeri, che sono numeri molto bassi, di coniazione, la loro estrema importanza. Stasera ho un 10 euro battesimo e il 100 euro dell'anno 2014, il 100 euro dedicato a San Marco, quindi ecco che di nuovo un richiamo alla monetazione veneziana. Questa ovviamente è una moneta della Città del Vaticano, ma nel suo cofanetto originale troveremo un monumentale 100 euro dedicato proprio all'Evangelista Marco, quindi San Marco, che sulle monete di Papa Francesco ci porta di fronte davvero a dei grandi capolavori dal punto di vista estetico, dal punto di vista proprio di bellezza. 999 gli esemplari coniati di questa moneta. Voi lo sapete, circa 2 anni e mezzo che stiamo portando avanti con passione il discorso delle monete di Vaticano di Papa Francesco. I numeri, continuo a dirlo, danno ragione a queste monete. In questo caso 999 esemplari, già 3-4 anni di storia sulle spalle, quindi sempre meno disponibili. Ho un esemplare stasera, vi do anche la qualità, cioè la qualità è 100%, il prezzo di 6.000 euro per uno dei 999 100 euro di Papa Francesco dedicati a San Marco, anno 2014. E poi ho anche il battesimo del 2014, il piccolo ma interessantissimo 10 battesimo. La serie del battesimo è una serie proprio voluta dal Vaticano, dalla Città del Vaticano, con la prima coniazione proprio del 2014. Sì, qua direi così cominciamo anche la nostra trasmissione, tanto la carrellata l'abbiamo fatta. Vedete addirittura sempre i cofanetti originali, le veline, le scatole molto prestigiose, all'interno il 10 euro battesimo, proprio perché l'immagine di Cristo con la mano di Giovanni che va a battezzarlo. 10 euro, moneta che riporta sul diritto l'immagine, il volto di Papa Francesco, con una richiesta ancora molto molto contenuta di soli 550 euro. Stiamo parlando del lotto numero 18, così Enrico puoi già agevolarmi la grafica. Di lotto 18, il 10 battesimo a 550 euro. E anzi, vorrei fare per completezza riprendo in mano il 200 euro perché voglio farlo vedere bene, e così diamo anche grafica di prezzo e qualità. Eccolo qua il 200, scusate, il 100 euro del 2014 dedicato proprio a San Marco. Guardate la meraviglia di questa coniazione, fior di conio, fondo specchio. Vedete, lo scuro che vedete è il colore che riflette la moneta, quindi ecco, guardate, questo è il suo colore originale, questa è la bellezza, lo splendore del fior di conio dell'oro. Sul diritto, Papa Francesco, Franciscus Pontefice Massimo, nell'anno 1000, chiaramente del suo pontificato, parliamo del 2014, 6.000 euro. Quello che voglio farvi notare, perché ovviamente sia ben chiaro a tutti, che i numeri di coniazione sono veramente molto bassi. Immaginatevi che c'è un mondo intero, ma non è una metafora la mia, è proprio un dato reale, che colleziona monete della Città del Vaticano.
e quando i numeri ci dicono 999 esemplari coniati, questo è il certificato che viene allegato alla moneta, voi capite che ci siamo di fronte a numeri ridicoli, numeri molto bassi. Chi ci segue da anni, io lo dico sempre, non ho qui adesso fatto male, i listini aggiornati con la sequenza degli aumenti, questa è una moneta che chi ha comprato 3 anni fa adesso ha un sorriso, ha un sorriso, dammi quella camera lì, dammi la camera, ha un sorriso, tipo lo stregatto, non so se frequentate Alice nel Paese delle Meraviglie, quelle cose lì, Paola tu le conosci, questo stregatto, una figura. Che quindi, perché? Perché stanno crescendo moltissimo. Quindi chi ha già avviato le collezioni di Papa Francesco, chi ha possibilità di completarle, ne approfitti, chi non lo ha ancora fatto, sono davvero centellinate, sono davvero difficili da trovarsi, godetene. Allora io vorrei andare su questo sterzo di Traiano, che prego il mio amico Alberto di andare a collocare nella nostra camera di precisione, nel nostro softbox, che è lo strumento che permette di leggere nel minimo dettaglio ogni particolare della moneta. E questa telecamera, dovete sapere, che è spietata, per cui fa bello ciò che è bello e fa brutto ciò che è brutto, no? E come non volevo fare un esempio, Paolo, ricordami che te lo dico quando è finita la trasmissione, perché volevo fare un esempio, ma non so se è televisivo. Allora, Traiano, signori, quando parliamo di Traiano siamo di fronte ovviamente a uno degli imperatori più importanti del mondo imperiale romano. Traiano è quell'imperatore che seppe portare un progetto che iniziò a Roma, ha una tradizione che è ultrasecolare, di sviluppo, di conquiste, sempre di più, fino ad arrivare poi a un apice, a un maximum che Traiano seppe interpretare nella maniera migliore. Quel maximum chiaramente porterà Traiano a sconfiggere anche le popolazioni più ostiche, più diciamo fastidiose, e una su tutte era quella che si chiamava Dacia. Voi sapete che i romani tutti, gli imperatori romani hanno avuto nella Dacia veramente sempre un avversario ostico, temibile, e il buon Traiano si trovò di fronte tal Decebalo, che era un re appunto dacico, che gli diede un gran filo da torcere e arrivò quindi ad avere una prima vittoria 101 d.C., se ben ricordo, e poi ci fu una sorta di accordo. Traiano chiese un pagamento in oro da parte di Decebalo. Decebalo, senza batter ciglio, fornì quanto richiesto da Traiano, forse anche con persino troppa facilità, tant'è che Traiano si interrogò sul fatto che questo re, questo stato, questa nazione disponesse di così tanto diciamo oro. Poi Decebalo non stette ai patti, volle rientrare nel suo essere autonomo, e quindi si passò a una seconda campagna militare che poi vide Traiano essere molto più incisivo, molto, troviamo, anche più violento, con la conquista definitiva, anche se a Decebalo poi lasciò una sorta di incarico, una legione fu stanziata proprio sotto il suo controllo. Questo sesterzo di Traiano, uno ne ho stasera, ma ce l'ho spettacolare. Intanto si presenta come qualità, con quelle qualità che inseguite. Parlavo oggi pomeriggio con un caro cliente, si parla di qualità, e gli dicevo, lo sai quanto io sia innamorato della qualità e quanto la suggerisca? A volte è il bilanciamento tra rarità e qualità che è giusto. In questo caso un sesterzo di Traiano al 40%, con sul diritto il volto, il busto di Traiano, con la leggenda completa, con tutta la titolatura che ce lo riporta anche come dacico, lo vediamo in alto, ma vorrei che la regia mi regalasse, ci regalasse proprio il rovescio, perché il rovescio è quella materia che permette a tutti voi di apprezzare in maniera assoluta la meraviglia di questa moneta. La moneta è un quadro, è un libro di storia. La figura femminile, questa personificazione seduta con... Vieni, poi tanto siamo lì, giusto, perfetto. Allora, guardate e ammirate con me questo sesterzo. Lo vedete questa
questa figura. È una figura femminile, è seduta e ha una posizione, vedete, con il gomito appoggiato su un ginocchio e la testa appoggiata sul gomito. China. E poi un trofeo d'armi. E questo quindi che cosa ci sta indicando? Ci sta indicando, gentili ospiti, la personificazione della dacia afflitta, in segno di afflizione, su uno scudo e su un'armatura, con davanti un trofeo d'armi. Questa è ammissione, questa è la... Oggi, per fortuna, insomma, di guerre se ne combattono poche, ma un esercito vittorioso scatterebbe una foto, no, del territorio conquistato? Ecco, questa è una foto scattata nel 103 d.C., quando Traiano, vittorioso sulla Dacia, ne va a rappresentare con un'immagine evocativa assoluta, e sono poche le rappresentazioni fisionomiche di territori, l'Africa, l'Egitto, la Spagna e poi la Dacia afflitta. Ecco, Sesterzio che si presenta in una qualità meravigliosa, SPQR, guardate che meraviglia, sulla moneta corre la indicazione ovviamente che fa venire i brividi, SPQR, Ottimo Principi, SC, Senato Consulto. Quindi doppiamente rappresentato per volontà del Senato, Senato Popolosco e Romano, all'Ottimo Principe, dedica la meraviglia di questo sesterzio. Lo troviamo in qualità assoluta perché è un 40%, lo troviamo quindi con quelle qualità, per tornare a parlare di qualità, che tutti inseguite, perché quando andiamo a parlare di un 40% su un sesterzo di Traiano parliamo di una qualità di 10 punti superiore alla media, e ve lo voglio mostrare, mi vado a sedere Alberto, con il nostro catalogo aperto, eccolo qua il catalogo delle monete romane, questo a vantaggio di tanti nuovi telespettatori, tutte le monete che voi decidiate poi di acquistare non vengono vendute a un prezzo del giorno, non c'è la quotazione del giorno, non è il mercato del pesce che ogni giorno si fa il prezzo o delle materie prime. C'è un catalogo che Bolaffi tutti gli anni va ad aggiornare sulle quotazioni e che vi dice esattamente quanto deve costare la moneta. E non è poco, nell'antiquariato penso che non esistano altri cataloghi prezzi. Esistono quotazioni d'asta, esistono risultati, esistono pareri, opinioni e ipotesi. Bene, sesterzo di Traiano, 30% è la qualità media, e poi le tipologie conosciute le abbiamo catalogate, le più comuni, la Concordia, il ponte, bellissimo anche questo col ponte che si pensa possa essere il ponte sul Danubio, ma le Equitas, rovesci più comuni, in questo caso torniamo sulla moneta, perché voglio darvi anche il bellissimo rapporto di prezzo a 2.595 euro, il lotto numero 10, che squillino pure i cellulari, i telefoni, il centralino adesso è apertissimo, state cominciando a chiedere informazioni, fatelo pure con calma, ma non perdete tempo, perché questo sesterzo di Traiano è da solo un pezzo, è da solo un pezzo di storia. 2.595 euro. Non l'ho pagato un centesimo in più di qualunque altro sesterzo di Traiano. E guardate, inizio la trasmissione su questa moneta, perché, ripeto, ho monete che costano 10 volte tanto da mostrarvi, ma questa è una moneta, secondo me, molto, molto interessante. Bene, allora, proseguiamo. Sono le 21.25, si sono tutti al telefono, sapete perché? Perché, allora, stasera ci sarà un... Vedete, prima abbiamo visto il sesterzo di Traiano col ponte sul Danubio, no? Il ponte sul Danubio è un passaggio che porta a attraversare un fiume. Bene, Bolaffi stasera fa un ulteriore passaggio, che è figlio di, come sempre, riflessioni, come figlio di studio, che è figlio di interfaccia con voi, e questo passaggio stasera ci porterà a parlare di monete greche. E quello che andremo a vivere e vivremo nella prossima
a mia opinione, mezz'ora, perché sono sicuro che queste monete le confermerete immediatamente, lo abbiamo voluto chiamare con il giusto nome, cioè con lo speciale Magna Grecia. Speciale Magna Grecia, che cosa va a intendere? Va a intendere quel progetto che Bolaffi, ripeto, ha messo in pista come fase di studio, di approvvigionamento già un anno e mezzo fa, con la consapevolezza di che cosa? Di un aspetto fondamentale, che non è un'invenzione di Bolaffi, ovviamente, non è una riflessione del 2018, ma è un dato storico confermato dalle migliaia di collezionisti nel mondo, che dicono tutti all'unisono una cosa: le monete coniate nelle zecche della Magna Grecia sono tra le monete più belle e più interessanti coniate in assoluto nel mondo greco. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non sono necessariamente le più rare, non sono necessariamente le più care, ma hanno una ricerca stilistica, hanno un senso storico, hanno una presenza geografica, ancorché coniate sul nostro territorio, tali da essere apprezzate in tutto il mondo, in maniera particolare in Italia. Questa riflessione, quindi in realtà noi cominceremo stasera a guardare una moneta che immediatamente smentisce quanto detto. Perché? Perché ci allontanerà dal mondo greco della Magna Grecia e ci porterà addirittura alla remotissima isola di Egina. Ma l'ulteriore appendice, perché questa collezione nasce come appendice alla nostra ormai tradizionale e affermata e di successo collezione delle monete greche, ci porterà all'origine stessa della moneta. Quindi io adesso voglio, non so, fai un freeze su Traiano, mi voglio alzare, vieni con me in diretta, non lo so. Allora io adesso, quello che vado a mostrarvi, gentili amici, è davvero un momento epocale per la nostra storia, per la storia della Bolaffi e della nostra attività televisiva. Allora, vieni, mi sono messo in questa postazione perché sta seduto, non ce la faccio, anche se in realtà sono seduto, però sono seduto un po' più in alto. Vi ho sempre raccontato come l'origine stessa della moneta ci porti ai miti della Lidia, del Re Creso, delle monete in elettro, dei 600 avanti Cristo, si dice addirittura 603, proprio a voler essere precisi. Ma quello che ci porterà alla coniazione delle prime monete cosiddette d'Occidente ci porterà proprio nell'isola di Egina. Signori, quello che vado a mostrarvi è un capolavoro che definire moneta, e questo varrà, me lo sentirete dire stasera probabilmente più di una volta, è un capolavoro talmente importante che definire moneta è riduttivo. Signori, quello che io sto per presentarvi, e se mi trema la voce, credetemi, non è preparato, perché poi chi mi conosce lo sa che sono così, sono istintivo, lo vado a mettere su questo espositore, chiedo ad Alberto di regalarlo ai nostri ospiti, e quello che ci porterà alla mitica terra di Egina, che ci porterà nell'isola dell'Attica, dove, quindi siamo, vedete, siamo veramente in Occidente, ci porterà le forme più arcaiche di monetazione. Questa, signori, e facciamola entrare. Mamma. Che cos'è, Alberto? Dimmi che tu ne hai viste di monete con me. Guardate che cosa vi sto mostrando. Guardate che cosa vi sto mostrando. Signori, già arrivano le telefonate, già arrivano i messaggi sul mio telefono di priorità su questa situazione. Non ho ancora raccontato, non ho ancora detto i prezzi e siete già scatenati. Signori, 550 avanti Cristo, viene rappresentata su questa moneta una figura assolutamente legata al territorio, una tartaruga marina, una testuggine, che con una
lavorazione assolutamente primitiva, lasciatemi passare il termine, realizza una moneta. Guardate la tridimensionalità, poi useremo le nostre telecamere di precisione, ma qui voglio arrivare stasera a mostrarvi, questa è l'origine, amici. Prima non è stato fatto nulla. Guardate questa tartaruga, questa testuggine, con sul carapace alcuni segni che vanno a realizzare una T, a indicare probabilmente il riferimento a chi ha voluto far coniare queste monete, ai monarchi di Egina che hanno voluto queste monete. Una moneta di una bellezza, di una qualità assoluta, di una ricchezza e di una semplicità, come si suol dire, arcaica, primitiva, che ci porta, guardate il rovescio che cos'è. Il rovescio è una serie di segni assolutamente dati con un significato che gli storici non sono riusciti a interpretare. Può essere una stella, può essere una forma arcaica di pale di mulino, a riprendersi le antiche monetazioni di Creso, chi lo sa. Ma quello che debba stupire, stupisce, amici cari, è questa incredibile immagine. Guardate questa tartaruga che vuole emergere dall'argento. Un colpo di martello, 550 a.C., signori. È la prima volta che una moneta di questo tipo appare nelle nostre mani, appare nelle nostre disponibilità. Guardate la testa della tartaruga, sembra poter rientrare all'interno del carapace. Le zampe, la coda, è un qualcosa di incredibile. Signori, l'origine stessa della moneta, vogliamo provare a metterla anche nel nostro, vuoi fare un freeze su così? Sì. L'origine stessa della moneta passa attraverso questo esemplare. Pensate, dopo la conquista della Lidia da parte di Ciro il Grande, siamo nel 546 a.C., quella moneta, che era moneta di Creso del VI secolo, divenne appunto monetazione che vede la prima polis europea batter moneta, Egina, situata sull'isola omonima. Signori, io vi posso dire, giustamente mi state chiedendo, e state chiedendo il prezzo, 4.500 euro, qualità garantita e certificata Bolaffi del 30%, sì, così si vede magnificamente, mamma mia. Signori, io sto pensando a quelli bellissimi tetradrammi di Hermes, che sono, diciamo, ricordano per diciamo, semplicità realizzativa, per quasi violenza di conio. Per realizzare un oggetto di questo tipo, 2000 anni fa, gentili ospiti, voi dovete immaginare una violenza di conio pazzesca. Dovete immaginare una violenza di conio incredibile. Guardate la meraviglia. Incantatevi con me. Guardate, io su queste monete ho veramente, lasciatemi il termine, imposto, anche se ovviamente quando lavori in un'azienda non puoi imporre nulla, ma ho imposto questa scelta convinto, e poi questo è il risultato anche, non riuscirai a metterla così, sai, forse perché è talmente tanto, no, lasciala pure sul diritto, tanto è la tartaruga che esplode, è qualcosa di incredibile. Ma non ho, vi lo dico subito, perché sia chiaro, perché c'è molta gente, ho già delle priorità su questa moneta, la tengo ancora un istante per chi volesse confermarla, poi la devo liberare. Ma andiamo avanti però, perché voglio mostrarvi, ne ho 5 di queste monete, e quindi andiamo avanti seguendo il tempo, e passiamo. No, guardate, voglio fare un piccolo salto, ma è una dedica e la voglio fare volentieri. Questa è una moneta che a me... No, guardate, non vi dirò quale mi ha emozionato, perché, quale mi ha entusiasmato, perché una più bella dell'altra. Poi ci sono anche qui livelli di rarità differenti. Ci sono livelli di rarità differenti e ci sono stati di conservazione che premiano meno una moneta. In questo caso siamo all'anno zero, al mese zero, al giorno zero.
questa monetazione, quindi siete i primi a vederla e di conseguenza, come sempre, Bolaffi lavora un anno e mezzo, 2 anni prima e cerca di mettere da parte le cose più belle. Quindi approfittate anche di questo aspetto della grande qualità e ricordate che i prezzi cominciano sempre da una linea orizzontale e poi tendono a crescere e lo avete visto negli ultimi 10 anni chi ha seguito le trasmissioni o meglio ancora chi ha comprato monete. Vieni Alberto perché qua adesso facciamo esplodere la telecamera. Sei lontano, ma poi la mettiamo immediatamente nella nostra. Aspetta, la voglio. Guarda, sì, guarda che cos'è. Signori, ci spostiamo, qui siamo di fronte. Numero, no, questa qua è la numero 4. Ho saltato perché ho giù. Oh, guarda, Sì, hai ragione, sì. Guarda, mi sta esplodendo il cellulare. Usate anche il centralino, perché altrimenti io non riesco a seguire. Qui già priorità, senza averne ancora parlato. Signori, ci spostiamo in una zecca e qui arriviamo nella Magna Grecia, quella Magna Grecia che vi avevo anticipato. Siamo, pensate, a Reggio nell'attuale Calabria, Brutium. Siamo nella zecca di Reggio Calabria. E siamo nel 494 avanti Cristo, quindi vedete che la lancetta del tempo si è spostata indietro in maniera assoluta. E questa moneta fu coniata nella zecca, una zecca antica, una zecca rara, una zecca importante, una zecca che vide la coniazione di pochissimi esemplari. La vado a prendere in mano perché poi la mettiamo nella nostra telecamera di precisione. Anche qui siamo di fronte a un capolavoro assoluto. Il volto frontale è quello di un leone, il leone Nemeo, quel leone che vide le braccia di Ercole stritolarlo, quel leone Nemeo che su questa moneta, quel leone che poi diventerà anche il simbolo stesso della città di Reggio Calabria, dell'Università di Reggio Calabria, riporta l'effigie di questo leone. Le immagini di queste monete. E questo è un aspetto importante. Come avete già intuito, si staccano dalla classica monetazione greca, altrettanto bella e importante, che vi abbiamo sempre presentato. Vale a dire, in questo caso non c'è una divinità, o non c'è necessariamente una divinità. Ci sono simboli legati alla natura, ci sono simboli legati alla terra, ci sono simboli primari, arcaici, semplici, quelli che uomini dell'epoca avevano intorno e quindi animali e quindi natura, guardate questa testa di leone sul diritto della moneta e poi attenzione, guardate il rovescio, la testa di un vitello con la leggenda Reggio incisa, guardate che tra l'altro in una forma assolutamente particolare perché vedete che praticamente è in senso antiorario, pazzesco, con una testa di questo vitello a indicare le caratteristiche tipiche di una cultura legata all'allevamento, legata chiaramente all'agricoltura e che riconosceva nei miti degli antichi. Andiamo a vederla, ti prego Alberto, eccola qua, guardate, Università degli Studi di Reggio Calabria, grazie alla regia sempre pronta. La dracma di Reggio, signori, una moneta che nell'ambito di questa monetazione della Magna Grecia, anche in questo caso vedremo e vedrete monete un pochettino più comuni, monete molto rare. Siamo all'inizio e quindi abbiamo la disponibilità anche delle rarità. Questa è una grande rarità. Questa è una moneta, non esistono monete d'oro di quell'epoca, non esistono monete d'oro di quella zecca. E le monete di città-stato, così di piccole polis, che poi sono diventate già nel mondo greco assorbite dalle altre e importanti realtà, oppure monete, città che sono state conquistate dai romani. Non dimentichiamoci la presenza dei romani che andranno poi a conquistare quanto di conosciuto nella nostra amata Magna Grecia. E allora ecco, qui siamo di fronte a una delle grandi rarità di questa raccolta. E infatti la richiesta per il lotto numero 4 è di 10.500 euro,
parliamo di una moneta in qualità 30%. Allora, cerchiamo di intenderci immediatamente su questo tipo di proposte. Qui siamo di fronte a monete, come penso si stia intuendo, che hanno una difficoltà di reperimento assoluta. Bolaffi sta, tra l'altro, alla ricerca costante, così, perfetto Alberto, alla ricerca costante di possibili disponibilità. Forse, guarda, secondo me la devi, no, la devi ruotare con l'orecchio a ore 12, perché la visione è migliore. Guardate il livello di queste monete, la tridimensionalità è assoluta, ecco così. Guardate, state vedendo il diritto, questo leone frontale, siamo nel 494 avanti Cristo, le tecniche di coniazione, le capacità realizzative di questi uomini sono semplici e con un colpo di martello sul diritto la moneta esce e la moneta fuoriesce con questa fronte del leone importante, taurina, enorme, e sul rovescio il vitello, la testa del vitello, il mite vitello. E poi, guardate che cosa c'è, guardate che cosa c'è. Regio, con i caratteri retrogradi. Signori, su questo tipo di proposta, che, e ne sono lieto, vi ringrazio perché c'è il centralino che sta esplodendo, e la vostra attesa è un'attesa ovviamente legata a voler vedere tutto. La dracma di Reggio Calabria va in conferma. Paola, ringrazio e saluto il grande collezionista che l'ha confermata. La tengo ancora un istante, non è più disponibile. La tengo ancora un istante proprio come educazione alla conoscenza, perché chissà quando ne rivedremo un'altra e chissà quando la rivedremo così bella. Complimenti, guardate, sono felice di sapere che questa moneta ha immediatamente raggiunto un grande collezionista, una grande collezione. Ma, signori, non è finita, andiamo avanti, ma non aspettate di vederle tutte. Io vi do questo consiglio, poi liberi di farlo, perché adesso voglio andare avanti mostrando, abbiamo parlato di Reggio, abbiamo parlato, quella la chiedo al mio amico Alberto, voglio mostrarvi una moneta, anche perché si possa andare a dimostrare la bellezza di questo. Mettiamola direttamente nella. Passiamo, attenzione alla tartaruga di Egina. La tartaruga di Egina, andatevi a documentare. Purtroppo non sono riuscito a portarvelo, ve lo porterò un altro. C'è un libro che racconta le grandi meraviglie del passato. Noi abbiamo identificato, ecco, vi spiego un pochino meglio. Abbiamo identificato 5 regioni dell'antica Grecia, che sono la Campania, la Calabria, la Lucania, Bruzium e la Sicilia. Di queste regioni della Magna Grecia abbiamo identificato poi le città, le polis, che hanno realizzato un mamma mia, sto guardando già, che hanno realizzato appunto dove c'erano zecche di coniazione. Ok? Poi abbiamo voluto aggiungere una decina di monete che sono proprio i grandi classici dell'antica Grecia. Egina, la moneta che state vedendo con la tartaruga, disponibile ancora a 4.500 euro, signori, non è la numero uno di questa collezione, è la numero uno della moneta. Qualcuno mi potrà dire, e fa bene a dirlo, Lorenzo, ci hai sempre detto che le prime monete sono quelle di Creso, del re Creso di Lidia, che sono state coniate 40 anni prima, 50 anni prima. Ma quelle sono monete che vengono coniate nella parte più ad est. Qui siamo nella parte occidentale, siamo in Attica, siamo nelle isole dell'Attica. Egina, un'isola meravigliosa dell'Attica, ancora oggi si visita, è una meravigliosa, dove sono sparite tutte le testimonianze di quell'epoca lì. Questa è la prima moneta. Questa è una moneta, guardate, che tutti i collezionisti di monete antiche, moderne, che volessero avere davvero la numero uno, tra l'altro a un prezzo favoloso, perché lo leggo ancora una volta, 4,5 è condizione meravigliosa. Ma andiamo avanti, perché ci spostiamo da Egina, facciamo un balzo e siamo passati a vedere Reggio,
E adesso, vabbè, tanto ce l'hai lì, guarda, ce l'hai lì, passiamo a Taranto. E a Taranto, Taranto è una città meravigliosa, lo è. Oggi quando si parla di Taranto, ahi noi, viene subito in mente i problemi legati a quella grande industria, legati all'inquinamento, ma Taranto è una città tra le più importanti della Magna Grecia. Taranto ci dice che la storia che ha una fondazione addirittura che arriva al 706 a.C. Lo storico Eusebio di Cesarea parla di trasferimento di alcuni coloni spartani che per espandersi vanno a arrivare a Taranto, distruggono l'abitato indigeno, portano nuova linfa alle tre civiltà. E durante il periodo ellenistico Taranto fra le più importanti città della Magna Grecia. Filosofi, strateghi, scrittori sono passati tutti da Taranto. E poi le guerre tarentine contro Roma, a Pirro, l'alleato di Taranto. Bene, signori, la moneta che stiamo vedendo, coniata nel 302 a.C., come primo anno di coniazione, è una moneta che presenta sul diritto una figura meravigliosa. Sì. Grazie, signor Francesco, ben trovato. Io la ringrazio e la saluto in maniera speciale e vederne una in più, lo sa, è solo un piacere, è solo un piacere. Guardi questa moneta coniata a Taranto sul diritto, ce l'hai, tienimi ancora un attimo il diritto, un guerriero in sella ad un cavallo. Si vede meravigliosamente incisa questa struttura, con lo scudo nella mano destra e davanti a lui una Nike, la Nike alata che ogni tanto abbiamo incontrato sulle monete, a figura intera, che prende le redini per trattenere il cavallo. E questo è il diritto, ma io impazzisco all'idea che anche qui, nella zecca di Taranto, nel 302 a.C., vai sul rovescio. Vai sul rovescio con un sol colpo di martello, non sono due monete, è la stessa moneta. Chi c'è? Vieni, vieni Alberto. Taras, la figura che cavalca il delfino, abbiamo visto il leone Nemeo legato a Reggio Calabria, e il delfino è Taranto. Amici, guardate, Taranto è una città meravigliosa e abbiamo tanti collezionisti. Abbiamo tanti collezionisti della Magna Grecia e arriva anche la Sicilia, arriva anche la Sicilia. E guardate il delfino cavalcato da Taras. Taras, la figura mitologica che si dice, appunto, abbiamo parlato della fondazione di Taranto, quella storica, e invece si parla di Taras come colui che la leggenda, no? Racconta fondatore di Taranto. E qui nell'atto di montare in groppa al delfino, tende la mano destra in avanti, due giavellotti nella mano sinistra e lo scudo su cui c'è una E incisa. Nel campo a sinistra, sotto il braccio di Taras, IOP. E il nome Taranto, Taras in caratteri greci. Pensate che questa moneta, signor Francesco, l'amico che ha confermato la moneta bellissima di Reggio, è il didramma di Taranto 40%, 1.600 euro. Da una chicca meravigliosa. E credetemi, queste monete, che hanno una tridimensionalità, una profondità enorme, vanno proprio viste dal vivo. E chi è abituato a vedere le monete in televisione e poi dal vivo, potrebbe venire qua a dirvi e confermarvi che sono un'altra cosa. 1.600 euro, Taras che cavalca il delfino, una meraviglia assoluta. Ma state lì, ma attenzione, io alle 10 e un quarto queste monete, penso che le avrò confermate tutte, dico 10 e un quarto perché sarà più o meno il tempo che impiego per presentarle. Intanto la tartaruga, il leone, lo avete perso, per chi, invece vinto per chi l'ha vinto, complimenti ancora. Questa moneta di Taranto è una moneta assolutamente da scegliere e adesso abbiamo visto Taranto, abbiamo visto, e adesso voglio farvi vedere l'altro grande pezzo per rarità. Vedete, la bellezza non ne si discute. Perché ovviamente Taras 1600
e l'altro 10.000. Signori, sempre rarità, sempre numeri. Allora vi voglio mostrare un'altra moneta enorme. Ci portiamo in Sicilia. Me la metti prima sul rovescio, dall'altra parte. Voglio partire col rovescio. Siamo passati dalla Calabria, siamo arrivati a Taranto e a questo punto vorrei andare a Lentini. Altra città meravigliosa con una storia pazzesca. Lentini è una città che, pensate, ci riporta di nuovo ai miti, al 750 avanti Cristo come fondazione, una città che era conosciuta e soprattutto per l'agricoltura, per la coltivazione dell'orzo e per l'allevamento dei cavalli. Lentini. Questo lo dico già, aspetto a mettere il prezzo, ma lo dico al mio amico alla regia, è lotto numero 2. Guardate, volevo seguire un ordine cronologico, ma poi sono andato così a un ordine geografico ho seguito, quindi ho fatto prima la terraferma, adesso passiamo alle isole. Guardate la moneta coniata a Lentini. Lentini, protome del leone, il leone che è ricorrente. Questo leone meraviglioso che abbiamo visto frontale nella moneta precedente, qui lo vediamo di profilo, con la lingua che fuoriesce e tutto intorno a cornice i chicchi d'orzo, proprio a ricordarci che stiamo parlando di una città famosa per la coltivazione dell'orzo e per l'allevamento dei cavalli. Ma questo allevamento dei cavalli, questa particolarità assoluta, Lentini è una storia pazzesca che si intreccia con Gerone I, si intreccia con le guerre puniche, che si intreccia con la Timoleonte, con Acragas, c'è una storia pazzesca che ha un epilogo nell'arrivo di chi? Nell'arrivo di chi? Dei Romani, sono sempre stati loro che hanno spianato poi, e di Lentini, praticamente la vecchia Lentini, è sparito tutto. E allora ecco che anche la monetazione è una monetazione molto rara, è una monetazione quasi introvabile. Mi dai per cortesia il diritto di questa moneta, perché al rovescio, tra l'altro in una qualità veramente incredibile, perché è un 40%, attenzione, stiamo parlando di monete d'argento che non solo hanno circolato parecchio, ma che allo stesso tempo hanno ritrovato una vita di poi fusione, perfetto, una vita di scomposizione fisica, perché quando poi arrivavano le popolazioni che conquistavano queste città-stato, queste polis, ovviamente tutto ciò che era prezioso veniva sequestrato, veniva utilizzato per battere nuova moneta. E allora guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Questa moneta mi incanta, scusatemi se mi sentite euforico, ma sento voi euforici e questo mi fa un grande piacere, perché Bolaffi su questo progetto, come sempre fa, dedizione, studio, passione, sacrificio, anche sui prezzi, credetemi, perché queste monete, e non vi sto a dire, presenti nei principali musei, andate a visitare i musei e stupitevi della bellezza e dell'importanza di questi capolavori che vi presento. Ed eccolo il diritto di questa moneta, questo è il diritto, perché come vi dicevo, Lentini, o coltivazione dell'orzo e allevamento di cavalli. E erano le attività prevalenti che determinavano lo status sociale dominante. I cavalieri, i peis, erano la fascia predominante. A questa classe appartiene, pensate, il primo tiranno della storia siciliana, Panezio, che sul finire del VII secolo a.C. prese il potere a Lentini. E quindi l'immagine di questa moneta ci riporta alle origini stesse di questa antichissima città. Ancora oggi esiste, ovviamente, Lentini, meravigliosa città siciliana. Un saluto speciale ovviamente a chi ci segue dalla Sicilia, ma l'Italia tutta, che è meravigliosa e che dalle Alpi veramente all'Ortigia è in grado di apprezzare queste meraviglie. Questo di dramma, signori, è una moneta molto rara, ci porta al lotto numero 2 una richiesta di 10.000 euro. Qualcuno dirà
mamma mia che prezzi. Io gli dico, mamma mia che prezzi sì, ma mamma mia che prezzi per fortuna. Sono prezzi di inizio. E questo discorso io ve lo faccio ogni tanto quando ho la possibilità di intercettare le grandi monete e quando siamo al primo listino, mettimi pure il lotto numero 2, Enrico, io vi consiglio di quantomeno vederle. Io suggerisco agli amici della Bolasti, a coloro i quali sono abituati anche alla scelta degli esemplari, di goderne in bellezza, in visione privilegiata. Aspettate perché non finisce qui. Anzi, non ancora un'altra. Ritorniamo sulla terraferma. Qua voglio fare una scommessa su questa moneta. Magari la vinco, magari la perdo, non lo so. Fatemi controllare una cosa. Penso di vincerla. Perché la conferma di questa moneta deve arrivare e arriva in 2 minuti. La mia non è arroganza, credetemi, la mia è consapevolezza. Riflettete pure sui 10.000 di quella moneta, ma attenzione, attenzione, perché poi io tutti i giorni, sabato magari un po' meno, domenica, no, parlo con voi. E parlo delle monete di Afrodite, delle monete d'Artemide, di Caligola, delle monete che, ma adesso che prezzi, ma adesso che prezzi. E poi qualcuno sorride, lo dicevo prima, ricordando quando comprava le monete a un quarto. Qualcuno si dispera perché dice, ma l'ho persa anche stavolta. Ma parlavamo tutt'altra cosa, come delle monete di Papa Francesco. Chi ha scelto le monete di Papa Francesco 2 anni e mezzo fa ha visto che monete che sono passate da 2.000 a 4.000 così. Quindi, quando stasera, e la una l'avete confermata, le grandi rarità all'inizio le vedete perché Bolaffi non è che la settimana scorsa ha messo in piedi questo progetto e adesso lo sta concretizzando. Bolaffi ci sta lavorando da tempo e quindi, come sempre, compriamo le monete, le più belle ai prezzi che vogliamo noi. Poi aumenta il bacino di raccolta, quindi voi siete in tanti ad apprezzarle, e poi mi sentirete dire, signori, magari fra un mese, magari fra due, magari domani, non lo so, ma mi sentirete dire, signori, lentini, una delle più grandi rarità. Guardate, io qui ho, uscirà poi un catalogo, per il momento ho un listino prezzi. Guardate adesso, proprio perché nella maniera più trasparente possibile, ve lo voglio mostrare. Vedete, è un elenco, quindi vedete, non sono tantissime le monete, questo anche a tranquillizzare chi volesse avventurarsi in questa meraviglia di. Ecco, in questo listino io vedo, ad esempio, che lentini. Allora, vedete, ci sono, vi do i prezzi al 100%, selinunte. Di dramma di selinunte, lo vedremo, chissà, prezzo al 100% 7.500, qualità media 30, 2.200. E quindi i prezzi delle monete siciliane, io vedo prezzi più o meno in qualità media, 2.200, 6.000, 2.400. Poi vedo Camarina in qualità media 18.000, primo listino, Poi vedo Naxos, qualità media 12.000. Poi vedo lentini, qualità media 10.000. Vieni, guarda, tanto non ce ne sono misteri. Riesci a entrare, Alberto? Guarda qua, qui, vedi? Non so se si vede. Ecco qua, lentini di dramma, ecco, vai pure avanti. Questi 25.000, quotazione al 100%, 10.000. Poi vedete sopra quel 18.000 che vi dicevo riferito alla zecca. È quella di Naxos 12.000. Quindi cosa vi sto dicendo, tanto per essere chiari? Che chi, come so, ambisce alle grandi rarità, stasera faccia molta attenzione. Allora, eravamo a una mia scommessa. Allora, questa è una moneta unica nel genere, perché non le avevamo mai viste. Abbiamo visto fino adesso monete con storie, con diciamo, coniazioni molto particolari, bellissime,
Ma la tecnica di coniazione di questa moneta, che adesso vi mostrerò, che ci porterà a Metaponto, è straordinaria perché è diversa da tutte quelle che vi ho mostrato nella mia vita di consulente numismatico. Questa moneta, signore, questa grande spiga, che su una moneta molto grande anche come dimensioni, adesso andiamo a vedere poi il diametro, ma è grande come una moneta da 2 euro, tanto per capirci, è una moneta, vedete, che ha la zecca di Metaponto ed è chiarissima della scritta Meta, vedete, Me da una parte e Ta dall'altra. Ma questo che vedete, che è il diritto, ci riporta una spiga che, adesso tengo di piatto, vediamo Alberto se riesci, fuoriesce dall'argento in maniera esplosiva, perché il conio che è stato dato, la martellata famosa a cui io faccio riferimento, se nella normalità delle monete che avete sempre visto crea un diritto ed un rovescio, in questo caso, signori, non ha creato un rovescio, ha creato un diritto e il rovescio non è altro che l'incuso stesso della moneta. Cioè la martellata data sul rovescio ha spinto fuori con potenza e prepotenza l'argento fino a portarlo a diventare un bassorilievo. Questa tecnica chiamata di incuso, tecnica assolutamente arcaica, ci porta ad una moneta coniata a Metaponto. Adesso la voglio andare a mettere nel nostro softbox, Alberto, perché la si possa godere con tutto il merito che ha. Ci porta ad una moneta, ripeto, che ci ricorda di una coniazione di Metaponto, quindi un'altra importantissima zecca della Magna Grecia, con sul diritto e, come vi dicevo, sul rovescio, la stessa meravigliosa speculare immagine. I telefoni sono impazziti, vi dico già, perché qui ho lanciato una scommessa, però giustamente. Mi chiedete la quotazione, la moneta che è la moneta di Metaponto è il lotto numero 3, qualità 40%, 4.000 euro. Io non mi permetto di fare inviti speciali, nomi, per carità, vostra libertà, eccola qui, mamma. 530 avanti Cristo. L'amico che ha confermato la moneta di Egina, che è del 550 avanti Cristo, cioè mentre ad Egina si andava a realizzare la tartaruga perché è un'isola, perché c'è il mare, perché c'è la pesca, perché c'è la natura prepotente di questa meravigliosa tartaruga, simbolo anche di fertilità, sussuolo italiano, in Lucania, nella zecca di Metaponto, guardate che cosa riescono a realizzare praticamente coi 530 avanti Cristo, ma non esiste nulla del 530 avanti Cristo. E guardate il diritto con questa spiga che poi sul rovescio mi presenta, guarda, qui si vede benissimo. Guarda, guarda qui. Vieni. Guarda qua. Scavata. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Guarda qui. Va in conferma Metaponto, grazie, grazie, complimenti, 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 grazie. Quindi Metaponto non è più disponibile, non è più disponibile Metaponto, quindi la togliamo. Prima di vedere la prossima, ti prego Enrico, perché almeno grazie, un saluto caro a Taranto, un saluto caro a Taranto che non solo è presente nell'ambito della monetazione stasera, ma è presente anche nella grande presenza dei grandi collezionisti. Quindi Metaponto va in conferma e non avevo, vedete, la mia scommessa l'ho vinta, vero Alberto, perché non avevo dubbi. Mi ridai per favore, guarda, mettimi affiancati questo
Delfino, se riesci, è questo cavaliere di... Perché voglio tornare un istante a parlare di Lentini e di Taranto. Io sinceramente sto apprezzando tantissimo l'attenzione su queste monete. Ecco, guarda, bellissima questa immagine. Guarda, fammi un favore, Alberto, non mi voler male. Me li metti uno di fronte all'altro. Allora, Enrico, nel frattempo, mi dai il lotto di Taranto, che è il... Così, almeno Alberto, questa, visto che è andata in conferma, questa non è più disponibile? Eccolo qua. Taras. Taras a cavallo del delfino. Allora, mentre la tartaruga ci racconta Metaponto, non più disponibile. Mentre la... Lo comunicavo al centralino, perché qui tra il centralino e il mio telefono arrivano veramente le conferme. Un caro saluto e un ringraziamento davvero a tutti. Io, guardate, queste due monete le vorrei vedere così, come adesso la telecamera di precisione ce le sta regalando. Perché io, sinceramente, la moneta di destra, il delfino cavalcato da Taras, ma che immagine meravigliosa, che si rifà al culto del mare, questo Mar Ionio che vede Taranto una grande e importante presenza, il porto di Taranto, che oggi lo è. E allora Taras, questa figura mitologica con lo scudo, con questa E, sinceramente il significato di questa E, curioso, non c'è noto, non è noto agli storici e agli studiosi. Ma guardate la precisione di questo delfino. Enrico, intanto ricordiamo che il didramma di Taranto, 1600 euro. 1600 euro, moneta d'argento del 302 avanti Cristo, 7 grammi 82, 2 centimetri. Parliamo di monete grandi. Questo è anche molto importante, perché la televisione ha il vantaggio di ingrandire, spietata, oppure magnificare la moneta. Guardate questo ciuffo del mare, il delfino che salta e Taras che lo cavalca, ma è una cosa meravigliosa, dai. Io non posso pensare che gli amici che hanno confermato le altre monete non abbiano voglia di vedere questa moneta di Taranto. E poi sul diritto una struttura che, ecco, anche qui, ce l'hai il lotto singolo della moneta di Taranto, Enrico, lotto 5, il diritto. Questo cavaliere, sul cavallo, ovviamente, ma è un cavallo che nell'insieme, no, di questa figura così complessa, si vanno quasi a fondere la figura della Nike con quella del cavaliere, con la testa del cavallo, ma ha una tridimensionalità assurda, bellissima, Guardate, io non so, forse sto esagerando nell'enfasi, ma è spontanea, forse qualcuno penserà che mi sia preparato un modus di presentazione speciale stasera. No, in realtà sono felice di potervele presentare e sono felice di sentire la vostra attenzione. A 1600 euro la moneta di Taranto e a fianco il cavaliere di Lentini. Amici che ci seguono dalla Sicilia, amici siciliani, e io lo so che mi rientrate e dici, ma subito a mettermi in difficoltà, Lorenzo, ma una moneta così, davvero che non è che la debbano collezionare i siciliani o chissà, però siamo di fronte alle grandi rarità. Ecco, questa mi piacerebbe portarla senza impegno a chi ha confermato Egina, a chi ha confermato le grandi monete, perché questo è un pezzo veramente straordinario, questo è un pezzo museale, questo è un pezzo, perché vi dico anche questo, il rovescio, che è quello con la protome del leone, che tra l'altro i più attenti hanno già scritto, ma dove l'ho visto? L'avete visto su una moneta sempre di Lentini, ma dedicata al dio Apollo, quindi con Apollo sul diritto, ve lo faccio vedere, stai pure in diretta, non importa, tanto io ormai sono saltati gli schemi, caro Alberto. Allora, se noi andiamo a vedere il nostro catalogo delle monete greche, se non mi sbaglio, e non credo di sbagliarmi, eccolo qua,
C'è un Apollo, è lontano, ma tu hai una telecamera che entra. Vedete che ha la protome del leone con il chicchi d'orzo sul rovescio, coniata proprio a Lentini, ma coniata a Lentini, signori, 200 anni dopo. Questo voglio dire, 200 anni dopo, qui siamo nel 500 avanti Cristo. E soprattutto questa moneta, perché è così rara? E qualcuno potrà dire anche a un bel prezzo. Perché sul diritto di solito ha una figura differente. È rarissima la presenza del cavaliere, dell'ippies greco di Lentini, che si va a identificare probabilmente col primo sovrano. Parliamo quindi di una moneta che richiede, secondo me, la grande attenzione da parte vostra, la merita tutta. Allora vedete come a fianco avete due esemplari straordinari con un rapporto di rarità differente, ma entrambe con una meraviglia di ritratto, con una meraviglia di quello che è l'insieme di diritto e di rovescio. Quindi 1600 per Taranto, lo ricordo, e 10.000 invece per la moneta di Lentini. Ho ancora una cosa da mostrarvi, sempre dedicata alla Magna Grecia, così almeno quelli che dicono, perché alcuni stanno facendo l'errore più grosso che si possa fare in una televendita, almeno con Bolaffi, cioè quello di aspettare per dire aspetto e poi faccio la telefonata, perché intanto ne avete già perse tre. Quindi vorrei completare con una moneta che ci riporta in Calabria, con ogni probabilità siamo o a Locri o a Crotone, e in questa meraviglia ritroviamo, quindi siamo nella regione di Bruzium, che oggi è l'attuale Calabria, una di queste macro regioni in cui appunto si è sviluppato il meraviglioso mondo della Magna Grecia. In questo caso quello che troviamo è molto, molto particolare, quindi questo apre il fianco anche a chi sta già facendo la collezione, diciamo, più tradizionale, no? Quella delle monete che hanno sul diritto un volto che ci riporta a una divinità, e in questo caso la divinità coniata su questa moneta del 215 avanti Cristo è la figura di Era. Era è una figura molto importante, una dea dell'Olimpo fondamentale, perché stiamo parlando della grande e meravigliosa Era. Sul diritto di questa moneta la troviamo con la testa coronata, velata, dietro la nuca potete vedere un bellissimo scettro, simbolo di forza, e sotto addirittura una mosca. No, se riesci, perché vogliamo, perché forse vanno proprio viste questi particolari che sono meravigliosi. Tanto stasera è una serata un po' anche che si sviluppa in maniera diversa dal tradizionale. La testa di Era, Era regina dell'Olimpo, la testa di Era, lo scettro, il simbolo di comando, e poi questa che è una mosca. Anche qui vedete simbologie assolutamente nuove, assolutamente inedite, assolutamente particolari. Una moneta che si presenta in una qualità del 40%, tutte monete stasera di qualità e di rarità pazzesca. E la moneta sul rovescio, adesso ve la andremo a mostrare, poi ci regalerà una ulteriore meraviglia su cui riflettere, su cui avere piacere di scelta. Questa dracma di Era quindi ci va a, diciamo, bilanciare un po' il mix delle due cose, la Magna Grecia e la raccolta delle monete legate alla divinità. Perfetto. Su questo rovescio, che adesso entrerà in casa vostra e entrerà dalla porta principale, troviamo addirittura una figura intera che non è usuale trovarsi sulle monete, perché stiamo parlando, gentilissimi ospiti, che stiamo parlando, gentilissimi ospiti, di una moneta di, certo,
scusate, di una figura di, che è quella di Poseidone. Poseidone a figura intera, Poseidone a figura intera che ha il tridente, vedete? E l'aquila nell'atto di spiccare il volo. 6.900 euro. 6.900 euro per il lotto numero 9. Numero 9. 6.900 euro per una grande, importante, meravigliosa proposta anche questa sera che andiamo a... Sì. Sì. Grazie signor Alberto per la conferma del di dramma di Taranto che quindi va in conferma e quindi disponibile ancora. Dunque, fammi fare un po' di punto della situazione, quindi Taranto non è più disponibile, abbiamo ancora questa meravigliosa era che debba e può accompagnare davvero la collezione più prestigiosa delle divinità e voglio farvi vedere perché questa moneta merita ancora un piccolo approfondimento. Un piccolo approfondimento perché si debba capire l'importanza di questa moneta. Allora, vieni. Questa è il nostro catalogo delle monete greche. Vi anticipo che, tanto per essere sempre molto presenti, e qui un po' me ne prendo il merito, un po' la colpa, noi stiamo preparando anche il catalogo delle monete legate alla Magna Grecia, ai miti della Grande Grecia, come Lentini, scusate, come la moneta di Egina, e altre, ma io non stavo più nella pelle e volevo cominciare a presentarvi le monete anche per conoscere la vostra impressione, quindi ci sarà poi un catalogo proprio specifico per questa monetazione. Ecco, quello che volevo mostrarvi è la pagina dedicata in questo caso alla divinità Era. Mando un saluto, se sono all'ascolto, al signor Paolo, questo lo voglio fare, la sua gentile signora con cui si sta progettando delle grandi vacanze greche, se sono all'ascolto, un caro saluto. Ecco, guardate la qualità media di questa moneta, 30%, con la dracma di Era più tradizionale che quella di Pontos, con un ritratto di Era un pochettino meno sofisticato, e poi con alcune varianti, tra cui lo statere che si sta vedendo stasera con un Corinto. Con sul rovescio Eracle, mentre invece in questo caso stiamo parlando di Poseidone e stiamo parlando di un 40%. Con il piede appoggiato su un capitello, amici, io credo che. Guardate l'aquila che sta spiccando il volo, abbiamo visto le aquile di Zeus qualche volta, no? Marziali, rigide, ferme, in questo caso si vede proprio il movimento alare, lo spiccare il volo, Poseidone, Poseidone, rara la presenza di Poseidone sulle monete, Nettuno su quelle romane, rare tutte le monete con Poseidone, è raro la moneta con Poseidone sul diritto, sul volto di Poseidone. Questa è una dracma di Era, Magna Grecia, zecche di Crotone, zecche di Locri, ci sono varie interpretazioni, la proposta di 6.900 euro. Ok? Bene, allora fatemi fare un attimo il punto della situazione. Allora, questa confermata, Lentini confermato, Metaponto confermata, Reggio confermata, no, Lentini. No, Lentini, allora, Lentini, Egina, Taranto, ok. Allora, io vorrei un attimo, poi andiamo a parlare di monete d'oro, ecco. Anzi, guarda, a questo punto voglio raccontarvi, abbiate pazienza un istante, eh. Stai ancora un attimo. Intanto mi fai rivedere per favore Lentini.
Sì. Guarda che meraviglia. Questa è una moneta che ha smosso tanto interesse, devo dire, il mio silenzio è anche perché stavo facendo il punto col centralino. Ci sono, ve lo dico, mi dai una telecamera, Alberto, proprio perché ci sono, è stato, vedete, ho ancora disponibile la Magna Grecia, la dracma di Era e ho questa moneta di lentini. Questa moneta di lentini, ovviamente, essendo una grande novità, ha suscitato molto interesse. È molto rara, ci state pensando, ci sono una serie di... è ancora disponibile, come tale quindi la terrò fino all'ultimo e quindi uno solo potrà vederla per primo. E quindi chiedo veramente a tutti di partire, perché ci sono stati molti di voi che mi hanno chiesto ma posso eventualmente... Ecco, non so più di uno, perché giustamente di lentine abbiamo visto altre cose. Vi chiedo la cortesia di attendere la fine della serata per chi volesse semplicemente ragionarci. Per il momento è libera in conferma. Chi non ha ancora palesato la sua volontà di vederla a casa, chiami e dica: no, guarda, la voglio confermare. Le altre possibilità poi le andremo a valutare successivamente. Allora, quindi so che all'ascolto, quindi perché mi sono ci sono i cari amici che ho salutato settimana scorsa, abbiamo condiviso il piacere e la bellezza della Grecia. Che vi sembrano queste monete molto belle? So quanto le apprezziate e quindi facciamo una follia e andiamo ad aggiungere questo lentini. Lo so, magari il terrazzo lo prendiamo un po' più piccolo, il resto dell'Italia si sta perdendo in questo mio ragionamento, mi scusate, è un piccolo cameo dato da uno scambio di battute fatte con dei cari clienti settimana scorsa. Torniamo a noi e a questo punto, allora, io farei che passare a vedere l'oro greco e io ne voglio mostrare una che ci fa restare nella Magna Grecia, è la più piccola, ma è anche la più importante, quindi il mio amico Alberto ha già compreso perché, signori, perché torniamo a parlare di quella che è la connessione tra la mitologia, tra la presenza degli dei. Eccola qua. Signori, c'è Sua Maestà Zeus, l'emidracma di Zeus. Siamo di fronte a uno dei capolavori assoluti del mondo greco nella coniazione aurea. La rara e importante coniazione aurea passa attraverso poche monete che normalmente incrociano i fasti e i miti delle grandi realtà greche, macedoni, cartaginesi e raramente ci portano invece alla Magna Grecia. Quella Magna Grecia la dracma di... Ok, va bene, allora niente, dracma di Era la togliamo in conferma. Quindi torniamo su Zeus. Torniamo su Zeus. Quindi
Quindi la dracma di Era in conferma. E quindi, scusate ancora un istante, abbiate pazienza stasera, ma come avete potuto immaginare è una serata fuori dall'ordinario. E come tale mi sentite ogni tanto in silenzio, che è un silenzio da un certo punto di vista riflessivo, da un certo punto di vista contemplativo, ma allo stesso tempo è anche condizione necessaria per cercare di accontentare veramente tutti. In conferma anche la moneta di Lentini, quindi le monete della Magna Grecia tornano a casa in alcuni casi e sono veramente molto molto soddisfatto. Ed è una soddisfazione che condivido con voi, clienti, amici della Bolaffi, attenti collezionisti. Mi fa un immensamente piacere, sapete anche cosa? E questo non è scontato, credetemi. La distribuzione, vieni perché voglio una piccola così, confidenza tra me e voi. Il fatto che queste monete abbiano abbracciato l'interesse di collezionisti in tutta Italia. È meravigliosa questa cosa qui, perché dimostra ovviamente, ma non avevo dubbi, che l'apprezzare il bello, l'apprezzare l'importanza delle monete è un qualcosa che trascende dallo spazio e dal tempo, e quindi ho avuto conferme che arrivavano dalle terre in cui sono nate quelle monete o da migliaia di chilometri di distanza, e questo mi fa ancora più piacere. Grazie a tutti, vi faccio veramente un applauso e proseguo nella trasmissione perché è tutt'altro che finita, e quindi sembra quasi di stiamo per vedere uno tra l'altro dei top lot della serata. Stiamo parlando dell'emidracma di Zeus. La moneta d'oro, coniata in Magna Grecia, come vi dicevo qualche istante fa, è moneta assai rara. Perché? Perché le economie di queste polis, di queste piccole realtà, lo abbiamo visto, si confrontava con una struttura semplice, che era fatta di pesca, che era fatta di agricoltura, di allevamento. E quindi economie semplici portano con sé semplici sistemi di economia, come vi dicevo, quindi anche la semplicità della monetazione, la semplicità intesa come valore di questa monetazione. Quindi il bronzo, non ne vediamo monete di bronzo greche, se non raramente, perché? Perché il bronzo è un materiale che quando ha sulle spalle 2500 anni è difficile trovare bello. Allora il sesterzo di Traiano, che tra l'altro ci torniamo dopo perché e viva le grandi monete greche, ma questo sesterzo di Traiano con la Dacia afflitta, non lo dimentichiamo. Bene, il sesterzo, dicevo, il bronzo viene attaccato dal tempo. L'argento, quindi, era moneta di scambio quotidiano, l'oro veniva fatto solo in pochissimi casi. E quei casi spesso coincidevano con momenti drammatici. Quei momenti drammatici avevano come chiave di lettura che cosa? Le grandi guerre, le guerre. Guerre che portavano sul suolo italiano gli amici, passatemi il termine, che arrivavano dalla Grecia, e quindi si chiamava Corinto, si chiamava Pirro, si chiamavano Timoleonte, si chiamavano i grandi condottieri che arrivavano dalle terre di origine di queste realtà. E questo è ciò che avviene a Siracusa, in Sicilia, nel 344 avanti Cristo, quando i siracusani chiamano in aiuto Timoleonte, che era un condottiero che arrivava dalle terre di origine stesse dei siracusani, e quindi Timoleonte arriverà, quindi da Corinto, perché la colonia siracusana
era stata popolata da appunto uomini che arrivavano da Corinto. E quindi Timoleonte arriverà quando? Quando ormai Siracusa è in piena situazione di sottomissione nei confronti di Cartagine. Timoleonte riuscirà a ripristinare la libertà di Siracusa dalla tirannide dei cartaginesi e poi si dedicò a riorganizzare la città, riportò anche un importante riordinamento del sistema monetario, adottando il sistema corinzio che sostituirà quello presente. E quindi, per pagare questa attività, questo aiuto che portò nelle terre siracusane, venne coniata una moneta d'oro. E venne dedicata a chi? Venne dedicata addirittura a Zeus. E la mia non è un'affermazione che debba passare come un volere amplificare l'importanza di questa moneta. Perché coniare una moneta in onore di Zeus è cosa rara. Coniare una moneta dedicando e scrivendo sulla moneta è Eleuterios, quindi colui che si vede, dammi il primo piano della moneta, anche se su questo esemplare non è visibile completamente, ma l'Eleuterios, cioè liberatore, è un epiteto di Zeus che allude alla riconquistata Siracusa con l'avvento di Timoleonte. E quindi Zeus, che viene rappresentato come liberatore su questa moneta, ci regala una moneta che si chiama emidracma perché si rifà al sistema di Corinto. Sul diritto, il volto di Zeus. Quel volto di Zeus che è sempre emozionante individuare, lo è sugli stateri, beato chi ce l'ha, uno statere di Zeus, Tarantino, ma altrettanto importante, altrettanto raro, e per fortuna con un bilanciamento di rarità tale per cui ormai i 100.000 euro di uno statere di Zeus vengono mitigati in maniera assoluta. Ne parlavo oggi con un amico, diceva, ma bisogna puntare sempre alle grandi monete, Lorenzo, certo, è bello sempre vedere, no, le cime, però bisogna anche essere coerenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, con una visione che non sia sempre soltanto retta, ma che abbia un'apertura tale da poter approfittare quando ci sono, andiamo a vedere anche il rovescio, di monete di questo calibro. Moneta che ha 840 punti di rarità, ecco perché qui adesso mi faccio un po' più tecnico, perché quando si parla di un emidracma di Zeus, il nostro catalogo, il catalogo va a monitorare, l'indice di rarità di una moneta assegnando un punteggio. Vieni Alberto. Quindi, che cosa vuol dire punteggio? Vuol dire che un aureo di Atena ha 325 punti di rarità. Ok? 325 punti di rarità. Quindi vuol dire che rispetto a un argento di Atena che ne ha 65 è molto più raro. Più alto il numero, più è rara la moneta. Ma quando noi passiamo a vedere, che ne so, un quarto di statere di Helios, che ne so, andiamo a vedere una Era, ecco, uno statere di Era, una dracma d'oro di Era, tra l'altro anche questa meravigliosa moneta di Taranto, ha 600 punti di rarità, moneta pazzesca, chi ce l'ha fortunatissimo, è bellissima questa moneta, piace tantissimo. L'emidracma di Zeus, la Persefone, 500 punti di rarità. Allora, l'emidracma di Zeus, amico mio, ha 840 punti di rarità. 840 punti di rarità vuol dire nel mondo romano i Caligola, forse, vabbè, Caligola ormai non lo faccio neanche come esempio, ma andiamo a vedere nel mondo romano se c'è un 800 da qualche parte.
Scusate, qualcuno si sta perdendo magari nel discorso, ma quello che voglio dire è che la rarità di questa moneta è incredibile. Una moneta d'oro di, vediamo un po', un grande imperatore romano, vediamo per esempio, sapete poi noi quando la rarità diventa troppo alta, cosa vuol dire? Che le monete non si trovano più, arriviamo a dare addirittura un indice di rarità con una R. R cosa vuol dire? Vuol dire che è talmente rara che non si può. Eccolo qua, guarda qui. Nerva, imperatore romano, che fu imperatore per un anno e mezzo, ha un indice di rarità di 750 punti. Allora, l'indice di rarità vale allo stesso modo per tutte le monete, indipendentemente dal periodo. Quindi, quando io parlo di un. Volevo vedere se c'era un altro di quei nomi roboanti che ci fa capire l'importanza di questa moneta. Caligola, una R. Quindi vediamo un po' per esempio Eliogabalo. No, Eliogabalo ha già una R. Siamo di fronte, cioè voglio dire, imperatori romani che superano i 600, cioè sono pochi. Monete greche che superano i 600, sono poche. Nella collezione delle monete greche, questa, tolto le monete con la R, quindi lo stratere di Zeus, siamo alle grandi rarità. Il rovescio di questa moneta incantevole ci riporta l'immagine del Pegaso alato, andiamo a vederlo, il Pegaso alato, questa figura mitologica che fuoriuscì dalla testa, dal sangue, no? Della testa di Medusa quando Perseo la tranciò, eccolo qua che poi accompagnerà il mito delle divinità. La qualità di questa moneta che noi abbiamo avuto il piacere di avere in rientro dopo 5 anni che è stata in una collezione di un nostro cliente e che ci porta al 25%. La qualità è stata confermata perché giustamente il suo numero rimane tale, ma ci porta di fronte, secondo me, una di quelle monete in un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Io questa moneta non la perderei a una richiesta di 24.150 euro. Una dei grandi auri del mondo greco, una moneta che ci riporta alla grande coniazione siciliana, alla grande coniazione siracusana, una moneta che è stata oggetto di una serie di approfondimenti che abbiamo fatto sulle nostre riviste, sul nostro house organ, sul Boraffi World. Non so Paola se riesce a trovarlo al volo, lo facciamo vedere. Dove te ne vai? Ah, pensavo andassi a prendermi il Boraffi World, visto che è per partita. Grande, 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 grande moneta. Io la moneta che chiaramente ha un livello di. Dammi, cerco io, dai. Stiamo su questa moneta che volevo farvi vedere. C'è stata una. Questa moneta è citata nei principali. È presente nei principali musei e su questo non c'è nulla di che discutere. Noi abbiamo fatto, questo è il Boraffi World, il nostro house organ, qui c'è la collezione completa, è un semestrale che noi mandiamo a tutti i nostri clienti, e all'interno di questo, che era del febbraio, il secondo del 2016, noi abbiamo fatto un articolo dedicato proprio alla monetazione di Zeus, riportando il grande statere d'oro, e poi, non a caso, scusatemi, lo giro, ma perché altrimenti non riesco a sfogliarlo, l'emidracma. E per darvi un'idea della rarità di questa moneta, la moneta che è stata fotografata, null'altro è che l'esemplare che vi sto presentando, perché noi di queste monete non è che ne abbiamo viste 10, quindi questa noi l'abbiamo disponibile perché ci è rientrata, vedete il suo certificato è datato 2013, quindi noi nell'archivio fotografico avevamo questa moneta e l'abbiamo utilizzata per il nostro articolo dedicato alle monete di Zeus. 2013. Quindi moneta che ha grande importanza a livello mondiale. Questa è una delle grandi monete. La dimensione è inversamente proporzionale alla rarità, perché è una piccola moneta. Guardate, la moneta è talmente importante che abbiamo un altro esempio in cui la moneta si è parlato di questa moneta. Siracusa, la moneta della Magna Grecia, un articolo dedicato alle grandi monete siracusane. Oggi anche abbiamo visto il 100 litri d'Artemide, beato chi l'ha scelto, e Persefone, e guarda chi si ripresenta qui,
l'emidrachma di Zeus. Questo è del gennaio 2015, eh? Quindi vedete l'importanza di questa moneta, la porta ad essere ripetuta e ricordata spesso sui nostri ausorghi, che sono quelli che ci raccontano che cosa questi volumi, le cose più belle e più importanti che passano nell'universo Bolaffi. Bene, allora, io direi di proseguire, ma vorrei prima di proseguire, questo è andato in conferma, bevo un goccio d'acqua, me lo permetterete, e voglio tornare su un'altra moneta che mi ha, la tengo in mano questa, su questo Zeus, chi ha da intendere, intenda, chi ha da intendere, intenda, ma non intenda, intenda come verbo, giusto Paola, perché uno intenda può pensare che sia in spazio tenda, no, invece intenda come intende. Allora, stasera, che mi avete davvero fatto felice, perché anche questo premio è un po' la mia convinzione, io lo dicevo prima sul mondo delle monete greche, quello speciale Magna Grecia mi sa che lo possiamo spegnere, perché no, in realtà c'è ancora quella bella moneta di Zeus che è siracusana, quindi degna di parlare di Magna Grecia, ma adesso ho una moneta romana in mano e voglio, poi parliamo degli aurei romani, eh. Ma io vorrei capire come mai a 2595 state perdendo un sesterzo di Traiano che è un quadro. Guardate lo stato di conservazione, 40%. Guardate i capelli di questo Traiano, guardate la ricchezza dei particolari di questo esemplare. Ma soprattutto, già questo basterebbe, perché già è 10 punti superiore alla media. E allora viva le grandi monete, ma godete anche delle monete che sono ricche di storia. E questa moneta ci racconta un pezzo di storia pazzesco, perché ci racconta delle vittorie di Traiano contro i Daci, contro Decebalo, il re di questi Daci, con una rappresentazione iconografica della Dacia che è afflitta su una corazza e su uno scudo, il segno di sottomissione. Infatti cosa c'è qua? C'è un trofeo d'armi, che è una corazza romana, le armi dei romani poggiate a ricordare la vittoria. Io a Roma ti sconfiggo e ti chiedo di inginocchiarti. E questo lo dice Roma, SPQR, Ottimo Principi. Ecco, tante volte le monete si scelgono con un principio di una grande collezione, di un buon bene rifugio, e la colonna Traiana le racconta, certo, le gesta di Traiano, le battaglie, la prima e la seconda, ci furono due campagne importanti di Traiano in Dacia che lo porteranno poi a essere vittorioso. Ma le monete sceglietele anche con la pancia, col cuore, per il piacere di possedere quegli oggetti che, ancorché questa lo è in maniera speciale, di massima rarità, allo stesso tempo si portano dietro un rovescio pazzesco. Vi sto portando tante novità nell'ultimo periodo e un'altra sta per arrivare e vi incanterà anche quella, ma non vi voglio anticipare nulla. Ma una cosa che vi ho raccontato, che su cui stiamo lavorando, è il catalogo delle monete romane, quello generale, che andrà poi a sentenziare quello che vi sto dicendo da anni, cioè che i rovesci più rari li pagherete più cari. E quindi chi può oggi, allo stesso prezzo in cui comprerebbe un altrettanto bello sesterzo di Traiano, magari con un'altra raffigurazione, non manchi di avere questa moneta. Questa moneta può aprire un ciclo, cioè dire io non compro le monete quando ho la possibilità che raccontano un pezzo di storia romana. E questo lo fa in maniera assoluta. Mi dai l'immagine che abbiamo registrato un istante fa, Enrico, quella di questa moneta, perché i riflessi magari non mi aiutano completamente, perché vorrei che a casa godessero, ha una patina, un colore meraviglioso. Ecco, questa è la moneta, lo dico, e qui veramente lo si può fare, non fate l'errore di dire io un sesterzo di Traiano ce l'ho, io una moneta d'argento greca ce l'ho, qui le monete hanno
dinamiche completamente diverse. Quindi, le dinamiche sono tali per cui si può avere quattro sesterzi di Traiano. C'è un caro telespettatore, io lo chiamo sempre amico, anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, che ha una collezione di auri multipli di imperatori, dello stesso imperatore, ma è quindi con un investimento molto importante. Ma questo sesterzo, se all'ascolto, mi dica cosa ne pensa. Lei che ama particolarmente questo imperatore, pazzesco, bellissimo. Quindi questa è una moneta che straconsiglio a tutti e in particolar modo a chi ama le monete che hanno quello spunto e ha un punto questa moneta, però la dovete vedere a casa, c'è qui, dove c'è la P dell'SPQR, c'è un pezzo in cui la patina è mancante e si vede, no, non si vede con la telecamera di precisione. Si vede proprio il colore, sembra sotto, dice, ma nasconde dell'oro questa moneta. Sì, lo ricalco che c'è sotto in un punto, siccome ha un rilievo molto alto, perché ha una qualità pazzesca, è ben, conservato benissimo. Bene, andiamo avanti. Mamma mia che serata, grazie perché siete voi a rendere speciali queste serate. Allora, non abbiamo parlato di monete più moderne, lo faremo direi a questo punto nell'ultima ora. E vorrei mostrarvi una moneta d'oro di Apollo, un'altra moneta che è tanto tempo che non riesco a presentarvi, quindi ci spostiamo dalla Magna Grecia. Ecco, ci spostiamo dalla Magna Grecia e andiamo ad affrontare un altro meraviglioso capitolo dell'antichità che è fatta di uomini che l'hanno vissuta, che l'hanno portata al massimo lustro, alla massima importanza. Ci spostiamo nella capitale di questo grande regno che era il regno di Macedonia, nella bellissima città di Pella, dove ebbe a svilupparsi l'importante regno macedone guidato dal grande Alessandro Magno e ancora prima di lui dal prepotente e importante Filippo II il Macedone. La moneta che ho piacere di presentarvi, moneta tra l'altro in una qualità, stasera c'è solo da divertirsi sulle qualità. C'è solo da godere della bellezza di queste monete. Guardate, se c'è una cosa che mi riempie il cuore è quando incontro magari dei nuovi clienti che mi dicono una cosa: guarda Lorenzo, non le compro le monete perché sto facendo altri investimenti, sto facendo altre scelte, l'arte piuttosto che milioni di altre cose, però devo ammettere che la bellezza di questi manufatti, la bellezza di questi capolavori non mi lascia insensibile, non mi lascia insensibile perché è bellezza allo stato puro. Apollo, signori, la presenza su questa moneta del dio Apollo, una divinità amata dai greci, dai romani, i romani addirittura una delle poche divinità a cui non cambiavano il nome, dio della musica, della poesia. I laureati all'ascolto sono debitori ad Apollo del loro titolo dottorale. Il lauro, infatti, la pianta più amata dal dio dell'armonia e della sapienza oracolare ed è diventata poi ovviamente l'elemento che contraddistingue. Settimana scorsa ero a Brescia, in centro, facevo una passeggiata e ho visto delle giovani ragazze appena laureate che andavano in giro, Paola, con la testa cinta. Ed è sempre bello vedere la gioia di questi ragazzi che si avvicinano a un passo importante. Apollo, signori, è un dio potentissimo, il culto era irraggiato dagli influenti santuari di Delos, di Delfi. A distanza di millenni, Apollo è il nome del programma spaziale che ci ha portato sulla Luna, quindi una divinità che ha sempre ispirato gli antichi e anche le popolazioni più moderne. Diritto semplice, come solo una moneta greca può essere, con il volto di Apollo, un Apollo
realizzato con una tecnica sopraffina, un Apollo delizioso, un Apollo che riempie l'insieme di questo tondello in oro, una moneta da 8 grammi e mezzo, 20 mm, sono monete di una certa importanza. E poi quel di rovescio che ci porta invece a una presenza più legata a chi ha voluto coniare questa moneta. Guardate che bella che è questa moneta. Abbiamo una biga, un cavallo, quindi una macchina da guerra per l'epoca. Guardate, tra l'altro è di una qualità talmente alta questa moneta, che si vedono le ruote della biga, si vede la ruota più, diciamo, facile da identificare perché è frontale, ma guardate il lavoro fatto per realizzare anche la seconda. Ma non stiamo parlando di un quadro in cui un artista lavora con i colori, con la materia. Qui stiamo parlando di un colpo di martello su un tondello infuocato. E non puoi sbagliare, i dettagli delle zampe dei cavalli che non vanno a incrociarsi hanno un senso di, diciamo, rigore nelle dimensioni, perché queste fanno parte chiaramente di questo cavallo e queste due sono più avanti, ovviamente per non incrociarle, ma anche perché il cavallo non a caso in secondo piano è un po' più avanti. E guardate come si incrociano queste. E poi questo tridente. Filippo. Di Filippo. Filippoi, in greco. La qualità è 40%, ma questa è una moneta che io sinceramente, e sono contento di non fare io quel lavoro di fare il perito, perché io andavo avanti una moneta così, direi, e che vi posso dire, vicina all'originale. Giustamente i nostri periti vanno a cogliere tutti gli elementi che vanno a dare, perché questo è importante, perché poi ci sono dei numeri, delle cifre, dei quattrini di mezzo, quindi non ci si deve lasciar trasportare dall'emotività. La criniera dei cavalli perfetta, pettinata, addobbata, le briglie, queste briglie sono delicatamente sollevate dal tondè. Quindi, per vedersi bene, vuol dire che questa moneta non ha subito nessun tipo di shock da contatto, da usura. Guardate il sottopancia, una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Pazzesca è anche la richiesta, perché su un aureo di questo livello parliamo di 14,950 per il lotto numero 8 della serata. 14,850 per lo statere di Apollo, lotto numero 8 della serata. Allora, mentre vi lascio riflettere su questo Zeus e su questo Apollo, per cui così abbiamo anche ammirato del mondo greco due importanti testimonianze, io direi, anche sulle vostre richieste, andiamo a parlare anche di monete un po' più moderne e volevo quindi parlare di Marengo, perché ne ho uno. E quando hai un Marengo, è chiaro che ti devi confrontare con un aspetto, se vogliamo, molto poco teorico e assolutamente pratico. Cioè, siamo di fronte, allora entriamo un attimo nel vivo, quindi facciamo un balzo in avanti di 2000 anni. Stasera abbiamo goduto, passatemi il termine, dell'importanza della bellezza, lo stiamo tuttora facendo, di oggetti che sono l'origine stessa della materia moneta. Abbiamo visto 500 avanti Cristo, però la moneta nasce e intorno alla moneta si è sviluppato tutta la storia, perché poi dietro conquiste, battaglie e tutto quanto quello che è stato a unire e a disunire i popoli, c'era l'interesse, il danaro, no? Il danaro, che poi per i romani è denarius, e quindi la moneta ha un ruolo centrale in tutto ciò che ha mosso la storia. E quindi è importante individuarla nei secoli. Memorizzate queste parole, perché tra qualche settimana saranno di grande attualità. Nei secoli la moneta si è sviluppata. E quando quindi arriviamo a un'epoca che, chiaro, paragonata a 2500 anni fa ci sembra moderna, ma in realtà parliamo della metà dell'Ottocento, e quando ci portiamo quindi in un'epoca in cui
i moti popolari, vabbè, la situazione italiana, intesa come territorio, è di un'Italia divisa, frammentata ancora in antichi stati, poi governi provvisori. Ci ritroviamo di fronte a poi un progetto che porterà pian piano nel 61 dell'Ottocento all'unità d'Italia, quell'unità d'Italia che ancora oggi cerchiamo di mantenere. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Marenghi. Quando si parla di Marenghi, immediatamente balziamo a parlare di monete d'oro. Di monete d'oro che hanno nella loro caratteristica peculiare di peso, dimensioni e intrinseco, quindi contenuto d'oro, il fatto di essere comune in una serie di nazioni europee che ne hanno fatto quindi una moneta di scambio, un po' come facevano i greci con gli stateri, con le dracme, le emidracme e i didrammi. Perché poi noi, l'euro non ha inventato niente, i marenghi non hanno inventato niente, voglio dire, già 2500 anni fa le monete si scambiavano a livello europeo. Ma parlando di marenghi, quindi, parliamo di una moneta che sul suolo italiano ha vissuto un'epopea fantastica e che è partita con la numero uno, col marengo di Marengo, che qualche volta mi avete visto presentare, e che poi si è sviluppata sul suolo italiano in momenti differenti, con caratteristiche differenti. Bene, i marenghi quindi sul suolo italiano non sono molti, ci sono quelli di Vittorio Emanuele III, cominciando dagli ultimi, quindi il fascetto, che è stato l'ultimo coniato del 23, l'aratrice del 12, l'aquila sabauda all'inizio del Novecento, e questo per quanto riguarda Vittorio Emanuele III. Poi ci sono quelli dei Savoia precedenti, e poi un po' a metà troviamo il mitico 1848, l'anno che è famoso proprio per i moti rivoluzionari che hanno abbracciato direi quasi tutto il nord Italia, perché si parla sempre di Milano, di Venezia, ma non dimentichiamoci che questi moti rivoluzionari furono un po' una primavera, no? Oggi si direbbe la primavera di come c'è stata, no? La primavera araba e quant'altro. Ci fu la primavera del nord Italia, no? In cui si sentì la necessità di liberarsi da queste presenze che in quel caso erano gli austriaci. Bene, il piacere che ho stasera è quello di presentarvi il Marengo che nel 1848 il governo provvisorio dell'indipendenza italiana sancita a Venezia porterà alla coniazione di una moneta d'oro, non a caso di un Marengo, che potesse circolare in tutta Europa a sancire che cosa? La volontà che il triumvirato, poi gestito da Manin, porterà a dire che l'11 agosto del 1848 l'indipendenza italiana viene sancita a Venezia e viene fatta come? Nel modo più, direi, legato al territorio, a quella meravigliosa città che tutti amiamo, tutti amano nel mondo, con il leone, che è appunto il leone di San Marco, va a appoggiarsi su questo basamento che ci ricorda proprio l'11 agosto del 1848, anno in cui appunto fu sancita questa indipendenza italiana. L'indipendenza italiana che porterà alla coniazione di questo marengo che i veneziani coniavano per sancire, ripeto, la nascita di questo governo provvisorio, ma che di fatto non avevano forze e risorse per difendere e mantenere. Ne fecero un numero veramente minimo, solo 5.210 esemplari, solo 5.210 esemplari. Sul diritto il leone di San Marco, sul basamento che regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore, indipendenza italiana, e sul rovescio quella indicazione di 20 lire l'anno 1848 con la definizione che Venezia si diede come alleanza dei popoli liberi. Sul contorno della moneta un altro bellissimo messaggio che viene inciso in incuso tutto intorno, quindi per vederlo bisogna pizzicare la moneta tra le due dita, cioè Dio premierà la costanza. E Dio premierà la costanza, e non voglio essere così blasfemo, ma ci mancherebbe, ma questa sera viene premiata la costanza di chi ci segue, di chi sta collezionando i marenghi. Questo lo dico, e lo dico perché di nuovo i numeri danno ragione, questo è il marengo più raro di tutta la collezione dei marenghi,
Eccezione fatta, lo dico, ma noi non li consideriamo neanche nella collezione. Il marengo di secondo tipo di Vittorio I e quello di Bologna di Vittorio II, ma parliamo di monete che vanno ormai a 40, 50, 100, 200 mila euro. Quindi, se vogliamo, quelle grandi rarità che forse non hanno neanche ragione di essere in una collezione normale, ma nelle 15-16 marenghi della nostra mitica collezione della storia del marengo, questa è la ciliegina sulla torta, perché è il più raro, è il più caro se vogliamo anche, ma è soprattutto il più raro. E allora questa è una moneta che abbiamo anche visto a prezzi che vanno a sicuramente superare, c'è un errore fammi fare solo un piccolo controllo, perché voglio dire una cosa, ma la voglio dire giusta. Quindi Enrico, la grafica, aspetta ancora un attimo a metterla, perché forse è complice l'assenza di Erika oggi, forse abbiamo fatto un piccolo errore nella compilazione della scaletta, quindi voglio darti l'indicazione giusta. Allora, no, hai sbagliato qui. Allora, il marengo di Venezia, qualità 70%, quindi qualità di 20 punti superiore alla media, viene proposto a un prezzo di 10.750 euro. E quindi non è corretta, quindi possiamo mettere la grafica, il lotto numero 16, 10.750 euro. Allora, io intanto vorrei far vedere il catalogo perché si indichi e si noti l'importanza di questo numero che vi ho dato, cioè 70%. È uno degli esemplari tra i più belli che si possa individuare. Allora, io capisco che la cifra ovviamente si proietta oltre 10.000, una moneta di una qualità più bassa, di un 50%, la vai a pagare un 8.000 euro, no? un 20% in meno. Però qui torniamo al discorso della grande rarità e della grande qualità, con uno sforzo per chi è intenzionato a completare la grande e meravigliosa collezione dei marenghi, non perdano il più raro, il più importante. Quello che ai voi manca a molti, non dico a tutti, perché qualcuno ha avuto già il piacere di sceglierlo, ma sempre più difficile da trovarsi perché la materia prima in origine è molto scarsa, vi ho detto di numeri di coniazione molto bassi, e il prezzo di conseguenza molto 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 alto. E quindi semplicemente un prezzo che può solo cresce. Quindi ci tenevo a mostrarvelo, né moneta molto bella, anzi, se cosa voglio fare, Alberto, se me la dai, voglio far vedere la scritta che c'è sul contorno, quel Dio premerà la costanza, perché vedete, molti ci interrogano, ci chiedono, ma come mai, ma magari il prezzo l'ho visto a 1000 euro in meno, attenzione signori alla qualità delle monete. Vedete, questa moneta ha, adesso vediamo di fare, vediamo se è dritto, perché appena, ok, aspetta, vediamo se riesco a trovare, allora così, perfetto, guarda qui, io sto fermo, tu, costanza, vedete, qui è incluso costanza, quindi Dio premierà la costanza leggendola in tutto tondo. Questo elemento, questa si chiama coniazione a incuso, quindi viene fatta, la battuta viene fatta così e poi c'è una macchina che conia in questo modo qui. Ecco, per essere nel 1848 una tecnologia sicuramente che i veneziani hanno voluto sfruttare con grandi sacrifici. Trovare ben in evidenza, guardate premierà come si legge bene. È chiaro, questo è il 70%, capite? Sono questi elementi che caratterizzano poi la qualità. Non uno dice no, ma è bella sul diritto, sul rovescio, bisogna guardarla in tutti i suoi elementi la moneta per poterne giudicare qualità e assegnare un prezzo. Guardate, stai ancora un attimo sulla mano perché voglio far vedere che si vede il mio dito specchiato all'interno, vedete, lo muovo proprio per dirvi che la moneta è quasi a fondo specchio e ovviamente in televisione ci sono tanti riflessi, tante ombre, poi c'è la sua meravigliosa patina, guarda il mio dito come si specchia, un marengo dell'848, fior di specchio, fondo specchio.
Fior di specchio, perché è un mix tra fondo specchio e fior di conio. Ah, pazzesca questa moneta. Mi piace tantissimo. E siccome so che all'ascolto ci sono tanti amici che giustamente un po' alla volta, ma la collezione dei marenghi la vogliono portare in fondo, e questa è la moneta da scegliere quando c'è così bella. E chi la collezione dei marenghi invece ci stava pensando e vuole cominciarla, la comincia adesso. La comincia adesso col pezzo più importante, perché poi tutto il resto sarà in discesa, amico mio. Sarà in discesa. Andiamo a vedere lo zecchino del cicogna. Lo zecchino del cicogna. Settimana scorsa, se l'ascolto, un caro saluto, un caro amico collezionista che ho avuto piacere di incontrare, e si parlava dello zecchino del Manin. Vedete, gli zecchini veneziani sono monete coniate in tanti anni, e ogni doge andava a confezionare una moneta. Pensate, siamo passati dal 48 del 1800 e siamo andati indietro, stiamo andando indietro nel tempo, è quasi uno speciale Venezia, fino al 1585-1595, quando il doge che è in carica si chiama Pasquale Cicogna, comandante dell'isola di Candia, più volte podestà, molto ammirato per le sue qualità politiche e umane. Pensate che si diceva fosse predestinato a diventare doge, perché ci furono due episodi che fanno sì che in qualche maniera il fato, se vogliamo, gli portava dei messaggi. Uno fu una volta quando lui era a Creta e una colomba si è appoggiata sulla sua spalla durante una processione religiosa. E a Venezia, quando nell'ultimo periodo del dogato di Niccolò da Ponte, che era il predecessore, il corno dogale, cioè il copricapo che avevano i dogi, cadde e rotolò ai piedi di Pasquale Cicogna. E questo fu un simbolo ulteriore a dimostrazione di quanto poteva essere un predestinato. Dogato molto importante, uomo religiosissimo. E durante il suo dogato a Venezia furono costruiti importanti opere, tra cui il Ponte di Rialto e il Ponte dei Sospiri. Mettiamo il prezzo con il lotto è numero 15, 40%, grande qualità, sono difficili da trovare belli, 1250, quindi io penso che si possa assolutamente. Grazie alla segnalazione controlleremo. Allora, cicogna 1250 da affiancare allo zecchino di Mocenigo, da affiancare allo zecchino del Manin. Quando potete, quando sono così belli, guardate la mandorla sul diritto con l'immagine a figura intera del Cristo, molto 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 bella. Ecco, sono monete sottilissime, quindi trovarle in tonse non piegate è difficilissimo. E qui siamo a parlare dello zecchino, siamo a parlare delle monete rinascimentali, un'epoca meravigliosa in cui si sono susseguite le repubbliche marinare di Venezia, di Genova, poi abbiamo i grandi mercanti che ci portano fino al fiorino. E quindi adesso vi mostro, perché ce l'ho bello, un bel fiorino. Il fiorino ovviamente è una moneta forse tra le più conosciute ed è moneta che appunto caratterizza la grande Firenze. Quindi abbiamo visto Venezia e qui passiamo a Firenze. Il giglio fiorentino è l'emblema di Firenze, il leone di San Marco. È Venezia, il giglio fiorentino è Firenze. E qui il fiorino è una moneta che è stata coniata davvero per tantissimi anni. Guardate, qui c'è a sinistra lo zecchino. Fiorino, e questo intanto è lo zecchino del Cicogna a 1.400. 1.400 per il Cicogna, un doge molto interessante. È bella la collezione degli zecchini, se potete. Chiaramente
è bello svilupparla nel tempo e nella storia, scegliendo quelli più rappresentativi, come appunto fu il Cicogna. Qua invece siamo di fronte al fiorino. Fiorino moneta d'oro da 3,53 grammi circa, coniata a Firenze, pensate, la prima volta nel 1252. Il nome deriva ovviamente dal fior di giglio che è rappresentato sul diritto della moneta. Nel XIII secolo e fino al Rinascimento il fiorino, grazie alla crescente potenza bancaria di Firenze, divenne la moneta di scambio, pensate, preferita in tutta Europa, una sorta di euro dell'epoca. Pensate alla potenza del fiorino. Infatti i fiorini sono monete collezionate in tutto il mondo perché hanno raggiunto luoghi che a pensarci adesso sembra impossibile, considerando il periodo in cui sono stati emessi. Sul diritto vediamo appunto il giglio fiorentino, sul rovescio l'immagine, anche qui è sempre un'immagine, abbiamo San Marco sulla moneta di Venezia e qui ci troviamo invece di fronte al San Giovanni. Quel San Giovanni che in una patetica interpretazione del fiorentino io vado sempre a recitare, come dicono a Firenze, e i fiorentini chiamino e mi sgridino, San Giovanni un vuole inganni. Quindi era un po' un modo di dire, nel senso che la presenza del San Giovanni garantiva in qualche maniera la bontà dell'oro contenuto in questa moneta, che aveva un titolo molto alto, quasi prossimo al fino. Bene, la moneta di questa sera, questo fiorino che avete possibilità di confermare, parliamo di un 30% con una richiesta di 2.250 euro, 2.250 euro. Bene, allora, saluto al signor Saverio. Il signor Saverio, vero che c'è scritto? Un saluto, mi fa piacere sentirla, un po' non ci chiamava. Allora, direi di fare un salto. Ah, ecco dove voglio tornare io. Voglio andare, intanto, guarda, velocemente, bevo un goccio d'acqua solo. Dietro non c'è. Un fiorino! Un artista, veramente, adesso non, penso che Pietro Troisi è veramente una di quelle figure del nostro cinema veramente mitiche, che credo, come tutti, che pensiate tutti la stessa cosa, sia veramente sparito troppo presto. Le poche cose che ci, le poche, qualcosa che ci ha lasciato sono veramente dei capolavori, sia per quanto riguarda il film, anche quando, te lo ricordi, quando era con Lello Arena e, come si chiamava il terzo? Come si chiamava quel, sì, no, quella roba è Lello Arena, e quel terzetto lì che aveva cominciato a teatro, mi faceva impazzire, infatti poi con Lella Arena fece un sacco di film. Va bene, allora, cari ospiti, abbiamo ancora da vedere tante cose, quindi sono le 11 e un quarto e abbiamo tutto il tempo. Allora, io vorrei un istante tornare su questi due cofanetti. Allora, qui, secondo me, la riflessione da fare è una soltanto. O ce l'hai e quindi non chiami, o non ce li hai e quindi stai sbagliando a non chiamare. Perché? Perché qui stiamo parlando delle coniazioni di Papa Francesco. Allora, state già cominciando a chiederci le coniazioni 2017, appena possibile vi daremo le quotazioni. Parliamo di monete di Papa Francesco che hanno, come sapete bene, la caratteristica, per volontà stessa del pontefice, di non avere l'immagine, il volto di Papa Francesco sulle monete. Quindi le ultime sono quelle del 2016, che stranamente non vedete più sul tavolo perché, come vi abbiamo sempre detto e vi ho sempre detto, sono introvabili perché sono l'ultimo anno, perché è il giubileo, quindi beato chi ce le ha. Ma 13, 14, 15 non sono da meno. E il 14 in questo caso ci presenta il 100 euro, che è quello dedicato a, vabbè, ovviamente l'immagine di Papa Francesco sul diritto della moneta. E sul rovescio, proprio perché stasera la presenza di Venezia è prepotente, il San Marco. Guardate questo leone, stasera l'abbiamo visto con le monete
della Magna Grecia, vediamo il leone, l'abbiamo visto sulla moneta veneziana, eh? L'abbiamo visto veramente ovunque. La smorfia, giustamente mi scrive Vincenzo, napoletano doc, che era la smorfia, non mi veniva, Massimo Troisi, Lello Arena, ed Enzo De Caro, che non ricordo. Un caro saluto a Vincenzo, che ovviamente è purista, napoletano. Guarda, i clienti, adesso faccio una dedica commovente in diretta, i clienti della Campania, della Calabria, della Sicilia, che sono all'ascolto, confermate le monete, non fosse stato per il piacere di conoscere Vincenzo, il nostro funzionario, che se persona garbata, preparata, che vi accompagnerà se vi farà piacere nelle vostre scelte, con una disponibilità che, devo dire, è diffusa negli uomini Bolaffi. Vincenzo, vediamo, guardate, è sotto la A di Bolaffi, vedete, quel losco personaggio, dietro di me, esattamente, dietro di me. Ciao Vincenzo, un saluto chiaramente, va, guardate, allora dai, formazione, dai, vai su. Allora, guardate, in basso a sinistra, ok, Maurizio, Emilia Romagna e zone collegate. Antonella, la signora con i capelli rossi, quindi non è assoluta, con i capelli intanto, dovrei dire, perché tutti gli altri più o meno siamo mezzi pelati. Negozio di Verona, Mauro, negozio di Roma, Giancarlo Martignone, responsabile della filatelia, il sottoscritto, a fianco a me Massimiliano Manfrinato, che conoscete, anche tornerà poi presto in televisione, Filippo del negozio di Torino, Alessandro che segue i nostri clienti del centro Italia, delle Marche, dell'Abruzzo, no, sì, delle Marche, del Lazio, di parte degli Abruzzi, e poi sopra Alessandro, Giuseppe, che segue i nostri clienti in Puglia, in Abruzzo, Andrea, il nostro giovane Andrea che segue i nostri clienti milanesi, poi Marco ne abbiamo diversi, che segue la Toscana, Vincenzo appunto centrale, Campania, Calabria, Sicilia, William, il nostro leone del Triveneto, e poi Fabrizio, anche lui col Trentino, con parte del Veneto, Walter, Fabrizio e Walter sono vicini, il Gatto e la Volpe del 2018, i nostri nuovi ingressi come presentatori, ne approfitto per fargli i complimenti, se sono all'ascolto, bravissimi, e Marco che segue i nostri clienti in Piemonte, e in parte dell'Emilia. Quindi la squadra a vostra disposizione. Quando voi confermate, uno di loro, a seconda di dove abitiate, o vi riceve in negozio oppure viene a trovare. Tornando al nostro, quindi grazie Vincenzo per la segnalazione della smorfia. Tornando al nostro Papa Francesco, uno dei 999 rari esemplari del 2014, ancora 6.000 euro. Non abbiamo ancora aggiornato i prezzi quest'anno, Quindi beato chi ancora ne approfitta, il lotto numero 17, 999 esemplari, San Marco e il leone della città del Vaticano, Papa Francesco. Bene, poi per chi invece volesse anche, e qui gioco facile, vi dico la verità, guardate questa moneta, questa è la sua scatola, la serie è dedicata al battesimo. Adesso, dopo aver affrontato temi sicuramente di grande collezionismo, non vorrei scivolare, ma perché no? Il termine regalo non è inappropriato quando regalo significa regalare qualcosa di prezioso e di importante. In questo caso vi sto dando la possibilità di regalare o regalarvi il 10 euro. Questo è il primo 10 euro coniato dalla Città del Vaticano, e il 10 euro dedicato al battesimo, in questo caso al battesimo del Cristo, è una moneta che offriamo a 500 euro, pensate, 550, chiedo scusa, il lotto 18, ed è una moneta che chiaramente fa parte della collezione di Papa Francesco del 2014, quindi nonostante ci fosse l'anno 2013, nel 2013 non avevano fatto il 10 euro, quindi questa è una numero 1 anche, ed è il primo con il volto di Papa Francesco. Ecco, io parlavo di regalo perché oggettivamente adesso ci sono
le comunioni, le cresime, i battesimi si fanno tutto l'anno, ma regalare un battesimo, credetemi, io ho dei clienti che l'hanno fatto, un po' perché tante volte mi chiedono, Lorenzo, devo fare un regalo, dico, cosa devi, guarda, non è un collezionista, no? è un bambino, è un battesimo, dico, guarda, c'è una moneta che sembra fatta apposta, ovviamente è stata fatta con una tematica che è legata al battesimo del Cristo, guardate l'immagine da cui è stata ripresa, il dipinto da cui è stata ripresa. Ebbene, qualcuno ha ascoltato il mio consiglio e l'ha regalata. Allora voi immaginatevi la scena, no? Facciamola in diretta. Questa è la scatola chiusa, immaginate una bella confezione, che tra l'altro se volete possiamo fare proprio bolaffi, una confezione a regalo, insomma. Ecco, immaginatevi ricevere una scatola di questo tipo. Andare a un battesimo e chiaramente regalarla a un genitore, no? Di solito il regalo, a meno che uno non si battezzi, a parte di adesso ci si battezza anche in età adulta, però normalmente, diciamo, secondo tradizione, il neonato viene battezzato. Bene, il genitore che apre la tutina, il bavaglino, il fermacravatte in oro con rubino, da regalare al neonato, e poi una serie di giochi, poi apre una scatola con scritto ufficio filatelico numismatico città del Vaticano, moneta, una scatola così prestigiosa all'interno della quale un cofanetto in velluto con in dorato lo stemma Vaticano e all'interno una moneta che richiama proprio il battesimo del Cristo. Allora voi 550 euro se andate in gioielleria e regalate un braccialetto, qualunque cosa, se una bambina poi viene l'orecchino, la cosa, sarete uno di quelli che ha regalato l'ennesimo braccialetto orecchino, farete bella figura, ma credetemi, fatelo a prova, sarete a distinguervi. E quando il bambino, la bambina poi crescendo andrà come fanno dalla mamma e dal papà a dire, ma cosa mi avevano regalato al battesimo? Guarda, tutine ormai inutilizzate. Beh, beh. E poi vedrà una moneta. Adesso io non voglio dirvi quanto sia facile, perché è la cosa più facile dirvi. Andare a vedere magari tra 15 anni quanto varrà questa moneta. Ma il pensare, ma chi me l'aveva regalata questa moneta? Ma che persona, scusatemi, che ha fatto quel di più? Ma non nel valore, ma nel pensiero. Di regalare un qualcosa di prezioso, di legato tra l'altro intimamente a quel gesto che in questo caso è il battesimo, che poi vale per una comunione, per una cresima. Qui non sono a dovervi vendere oggetti regalo, attenzione. Però questa è una moneta che ti dà anche quello spunto e quindi qualcuno di voi magari la può cogliere per quello. Bello è chi sta facendo ad esempio la collezioncina, qui dice io ho delle riserve un po' più limitate per tipologia, quindi tutti i 10 euro battesimo. Non l'ho detto stasera, ma i 500 euro, magari 550, uno dice, vabbè, la compro, la pago, oppure faccio due rate, si può fare, sì. Posso farne tre, perché adesso posso magari darti un acconto, te la pago poi a fine maggio, perché mi serve per la comunione, per la cresima, giugno, si può far tutto. Soprattutto quando vai su oggetti un po' più cari, quindi i 6.000 euro di questa moneta, o tanto di più, i 10, 15 di quale mandate. Ecco, sappiate che la conferma che fate stasera sarà un momento per poter poi parlarne insieme e poi quando ne parlerete con uno di quei meravigliosi ragazzi che vi ho presentato, ragazze, poi avrete la possibilità, mancava qualcuno in quella foto, ve lo dico perché era assente quel giorno, avete la possibilità anche di stabilire un piano di pagamento che vi sia comodo. Ok, allora ci tenevo perché io quando ho qualcosa di Vaticano, di Papa Francesco, credetemi, siccome so quanto sia ormai difficile trovarli e quanto siete in tanti a voler confermare, ce l'hai Enrico d'archivio un cofanetto di Papa Francesco di qualunque anno, se ce l'hai da far vedere? Perché poi, per chi volesse, oltre poi il regalo, vabbè, uno lo compra, lo dà e finisce lì, ma chi volesse fare la collezione, noi diamo poi un bellissimo cofanetto, con anche molto prestigioso, con adesso se la regia poi con calma, no, volevo far vedere quello unico. Questa è una collezione completa di cofanetti della serie, questa ad esempio è l'ultima del 2015, ma se hai Enrico
2016. Il cofanetto, quello quadrato grosso con scritto Papa Francesco 2014. Sì, che ha le cose. Volevo farlo vedere perché è molto bello. E quello a chi sceglie, ad esempio, la moneta da 100 euro sarà piacere regalarglielo. Perché? Perché è fatto, adesso lo vedremo, con 5 buchi. Eccolo qua, benissimo. Guarda, proprio quello. Guarda, Enrico, tu sei ormai diventato una mia costola. Papa Francesco 2014, vede, questo cofanetto permetterà di collocare tutte e 5 le monete per chi poi pian piano volesse fare la collezione completa, e quindi 10, 20, 50, 100 e 200 euro di Papa Francesco. C'è il 2014, c'è quello del 2013, il 15, quindi a seconda dell'annata, e fatevi riportare dai vostri funzionari. Ok. Bene, bene, bene. Guarda, non possiamo fare neanche una carrellata, perché tutta la prima parte della trasmissione l'abbiamo confermata. Quindi siamo ancora un istante su queste monete di Papa Francesco, perché sento che c'è interesse, e poi passeremo a vedere anche delle altre cose. Quindi, allora, vediamo un attimo. Dunque, abbiamo visto i fiorini, abbiamo visto lo zecchino, il 20 lire di Venezia. Allora, adesso vorrei far vedere sì, gli auri romani, perché stasera ci siamo regalati la grande Grecia. Io nel frattempo, mi confermate questo esterzo di Traiano, per favore? Mi confermate questo esterzo di Traiano con la Dacia afflitta e sconfitta sul rovescio? Mi metti, guarda, io poso quella, ti do la moneta che voglio far vedere, che è questa. Ok, io questo sesterzo di Traiano, i romani di Roma, che hanno la possibilità di godere della bellezza della colonna traiana, della meraviglia, delle gesta di Traiano passeggiando per la meravigliosa città in cui abitano, non possono non avere, secondo me, poi ognuno chiaramente è libero di fare le proprie scelte, come sempre con la massima serenità. Ma mi dai il rovescio, Enrico, di questa moneta, se ce l'hai anche tutte e due? La Dacia afflitta, sconfitta, in questa posizione penitente, con la testa appoggiata sul polso, che è di fronte, il segno quasi di sfregio, quasi proprio di dimostrazione di sconfitta, il trofeo d'armi, cioè la corazza, gli elmi, gli scudi, le lance, i pugnali, a dimostrazione che la forza ha vinto sulla Dacia. Questo è il quadro che Traiano fa coniare tra il 103 e il 111 per dimostrare al mondo intero che la Dacia è sconfitta. 2.595 euro. Guarda, signor Luigi, come sta? Scusi, ma so che all'ascolto, almeno spero, perché mi ha mandato un segnale, ma guardi, non la disturbo per le conferme, volevo solo sapere come stava e un suo commento sulle monete di questa sera, perché so che per tante settimane non è riuscito a vedere la trasmissione, quindi mi chiedevo un parere di una persona molto attenta alle monete, alle patine, questo Traiano che probabilmente possiede, sto parlando alla Sicilia, tanto, perché poi dici, ma Luigi, ma chi è Luigi? Luigi è un nome da collezionista, lo dico tante volte, Gigi, Luigi, Gino, Gigi è il nome in codice. Un commento su queste monete di stasera mi piacerebbe sentirlo, ma sto scherzando. Traiano l'abbiamo visto, andiamo a vedere questo aureo. Voi pensavate che io avessi concluso la mia serie di sorprese di questa sera? Eh no, signori, perché quello che stiamo vedendo è un aureo decisamente importante. Siamo passati alla monetazione romana imperiale, o meglio, lo avevamo già con la moneta di Traiano, ovviamente, ma qui siamo nell'ambito dei grandi aurei. E quello che stiamo ammirando è Marco Aurelio Severo Alessandro, comunemente detto Alessandro Severo.
Pensate, nacque ad Arca Cesarea nel 235, se ricordo bene, e dal procuratore imperiale Marciano Gessio e da Giulia Mamea, da Giulia Manea, è nato, scusate, nel 222. Giulia Manea, scusate, è nato nel 208. Abbiate pazienza, ma con i numeri a quest'ora faccio un po' di confusione. Ecco, dicevo, figlio di Giulia Mamea, che era la figlia di Giulia Mesa, la zia di Elio Gavalo. Tutta questa dynasty, ve la sto dicendo perché? Perché Alessandro Severo interviene nello scenario politico romano, proprio quando le donne, Giulia Mamea, Giulia Mesa, che ruotano intorno ad quel matto qual era Elio Gabalo, favoriscono l'ascesa di Alessandro Severo, che ne era il cugino, proprio per cercare di colmare i grandi disastri che aveva combinato Elio Gabalo, che, come sappiamo, giovanissimo imperatore, dedito al culto del dio Sole, eccentrico fino all'eccesso, quattro mogli, due mariti, ci racconta la storia, quindi come potete immaginare non era proprio il personaggio più adatto per condurre un impero. E quindi Alessandro Severo interviene, regaliamo ai nostri amici la meraviglia di questa moneta che ha una qualità con cui si presenta, ve lo dico subito, altissima, perché qui parliamo di 50%. Beh, sapete, Alessandro Severo, definito uno degli ultimi imperatori cosiddetti siriani, agisce molto sotto l'influenza di sua madre. Deve conquistarsi e riconquistarsi la fiducia e il consenso popolare, porre rimedio proprio alla destabilizzazione dei costumi provocata da Elio Gabalo. Si circonda di consiglieri molto importanti, Uppiano, giurista importante, lo storico citato spesso Cassio Dione, cancella lusso e stravaganza a favore di diffusione delle letterature, arti e scienze, pensa anche ai militari, concessione di terre, agenzie di prestito a basso interesse per i poveri, molto impegnato in campagne militari, muore dove? Muore proprio in Gallia, quell'amata Gallia, che già Giulio Cesare tanti anni prima seppe conquistare, nel 235 muore proprio per contenere le invasioni germaniche che stavano portando appunto una spinta forte sui confini del nord. Ci fu un ammutinamento da parte dell'esercito che portò all'assassinio suo e di sua madre e questa congiura. Si dice che probabilmente fu organizzata da Massimino Trace, il futuro imperatore. Una storia di un imperatore che quindi, nonostante giovane, si diciamo, distinse in maniera importante. Sul diritto di questa moneta lo troviamo col busto drappeggiato corazzato, la testa laureate, sembianze molto giovanili. La leggenda ci racconta come lui sia Imperator Cesare Marco Aurelius Severus Alexander Augustus, cioè l'imperatore Cesare Marco Aurelio Alessandro Augusto Severo, e il rovescio è un rovescio molto interessante perché? Perché ci riporta intanto le leggende di Pontefice Massimo con tutti i suoi attributi di tribuno della plebe e console, nonché padre della patria. Ma molto interessante la figura allegorica della Pax, con questa veste molto elaborata, un'acconciatura tipica delle matrone, quindi associata a una figura femminile, lo scettro verticale nella mano sinistra, e soprattutto una serie di elementi che ci portano a considerare il periodo di coniazione precisamente del 223 d.C. La Pax che vedete, che secondo i canoni romani ovviamente è una figura femminile di solito seduta, in questo caso la troviamo in piedi e la sua presenza di Pax si collega mai alla guerra.
ma a un periodo successivo alla guerra. Ma è una pax che è curiosa, perché è una pax in cui i romani intendevano un passaggio tra una guerra e l'altra, cioè i romani, l'impero romano era costantemente in guerra. La pax era semplicemente un periodo intermedio tra una guerra e l'altra. E quindi non immaginiamoci questa pace, questa immagine di una pax così delicata, dolce, rasserenante, no? È una pax imposta, una pax violenta. E quindi ecco la contrapposizione di questa figura femminile, in questo caso in piedi, che è atipica perché la pax è seduta, e questo rende speciale questa moneta, una moneta veramente molto interessante per quella che è la storia, il personaggio. Vedete, è chiaro che quando si parla di Traiano, di Adriano, di Nerone, viene più facile, no? Ricordare anche reminiscenze scolastiche, studi, letture. Ecco, quindi, ma attenzione, quando si parla di numismatica, si parla di rarità, si parla di grandi rarità. Ricordiamo il personaggio, ma ricordiamo anche la centralità di questa moneta e il percorso che ha fatto. Alessandro Severo è stato imperatore non per tantissimo, in un'epoca molto buia, e quindi le sue monete poi, come si dice, vi dicevo prima, lui fu assassinato e Massimino Trace non conservò certo volentieri, un ricordo della sua vittima, e quindi le monete furono fuse, furono distrutte, furono rovinate, e quindi trovarle in questo stato di conservazione, che è 10 punti superiore alla media, con una richiesta che vi vado a esplicitare immediatamente di 20.650 euro, una moneta che in fior di conio va oltre i 40.000 euro, il lotto numero 11, significa poter scegliere stasera, in una serata davvero straordinaria per quantità, qualità di grandi monete, e per l'attenzione che avete saputo dedicargli, significa veramente mettersi nella migliore condizione possibile di scelta dei grandi auri. Io credo stasera di avervi messo veramente in una condizione di favore. Avete saputo cogliere, avete saputo scegliere, ma avete ancora tanto tempo, perché sono solo le 23:38, abbiamo ancora 20 lunghi minuti in cui potersi regalare ancora la meraviglia di quegli auri romani. Abbiamo ancora, signori, lo Zeus. Adesso io qui stasera non mi sono dovuto, non che mi arrabbio, ci mancherebbe, non ho dovuto alzare troppo il livello della voce, se non per entusiasmarmi, perché a suggerimento avete colto e raccolto sempre il mio invito. Ma stasera su questo Zeus invece devo alzare leggermente il tono, perché io lo so, perché vi conosco, siete lì a pensare: ma 25%, ma la qualità media qual è? Andiamo a vedere la qualità media, amici. La qualità media non è 50, non è 60, la qualità media dell'emidracma di Zeus è 30. Allora 25, 30, non stiamo parlando di 10, 30, non stiamo parlando di una qualità media del 60, per cui ci sei 30% mi devo accontentare. Stiamo parlando una delle monete più rare di tutta la collezione del mondo greco. E allora avete saputo scegliere, avete fatto bene le monete di Era, le monete. Ho presentato la copertina qualche settimana fa, il mese scorso l'avete scelta, l'avete comprata, complimenti. Avete scelto le bellissime monete di Helios, avete scelto le bellissime monete di Eracle, avete scelto le monete di Apollo, di Atena, le Persefone. Ma scusate, io non ve l'ho presentata ancora. Io ho una Persefone d'oro che costa esattamente quanto questa moneta di Zeus, 23.000 euro, questa ne costa 24 e 150, quindi siamo lì. Bravissimo, grazie Enrico, hai colto all'uovo. Io ho tre monete d'oro stasera del mondo greco. Ho l'Apollo a destra, che avete visto, a 14.900. Ho una Persefone meravigliosa, mettimela pure nell'espositore così la si possa apprezzare. Cartaginese, qualità 40%, 23.000 euro di richiesta. Allora, io voglio andare a leggere i numeri, perché se no stasera ne ho fatti tanti di numeri, però dovete ancora avere la pazienza di seguirmi. Allora,
Uno statere di Persefone, e questo statere di Persefone io lo trovo forse tra i più belli mai presentati. Adesso capirete il perché delle mie parole, perché è uno statere di Persefone che, al di là della qualità, che è tra l'altro presentata nella sua qualità giusta, media, che è un 40%, che è un 40%, ok? E ha una delicatezza di conio pazzesca, un'eleganza nel suo ritratto, che è il ritratto tipico delle monete di Persefone. Qua non mi nascondo dietro un dito, perché gli stateri di Persefone sono stati fatti a Cartagine con questa tipologia, con questo ritratto. Il rovescio lo vedremo più avanti, ma adesso lasciamo un attimo questa, lascialo pure così, perché c'è il suo cavallo cartaginese sul rovescio, stupendo, poi c'è un ornato in esergo, ma ve lo mostro tra un istante. Ma quello che voglio far vedere, vieni con me Alberto, perché se no non si capisce perché io mi infurio su Zeus, è che una Persefone ha un indice di rarità in punti, quindi ricordo che più alto il punteggio, più è rara la moneta, di 500 punti. La qualità 40% vi chiede 23.000 euro. Quindi, con la stessa cifra, ammesso che uno decide, dice Lorenzo, ma io non voglio spendere né una né l'altra, ma io non ti chiedo di spendere niente alle mezzanotte meno un quarto, ti chiedo di ragionare con noi, ti sto presentando un meraviglioso statere di Persefone. Ma ti sto dicendo anche che, e se mi segui da anni lo sai, che statere di Persefone più belli, meno belli, più riusciti o meno riusciti, lasciatemi il termine, li abbiamo visti, un emidracma di Zeus che ha un indice di rarità di 840 punti. Tu mi puoi fare le pulci dicendo che è un 25%, non lo so, ma io ti sto dicendo che stai facendo uno degli errori più grassi che puoi fare in un momento in cui tu a 24.000 euro ti confermi una delle grandi rarità del mondo greco. Una delle grandi rarità del mondo greco, una moneta d'oro coniata durante il regno di Timoleonte, che guarda caso arriva da Corinto per scacciare i cartaginesi, per salvare Siracusa, e che viene coniata con la leggenda Eleuterios, cioè liberatore, come epiteto a Zeus che governa questa liberazione di Siracusa. Perché ricordiamoci, gentili amici, che il mondo greco è un mondo in cui si vive di riflesso della presenza degli dèi. Guardavo l'altra sera, qualche sera fa, c'entra niente perché è un film quasi per bambini, Percy James, non so se tu l'hai fatto vedere ai tuoi figli, Percy James e gli dèi dell'Olimpo, Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo. Vabbè, è una storiella di una, voglio dire, ambientata ovviamente in una favolistica di questi dèi dell'Olimpo che mettono al mondo con degli umani, dei semidei, vabbè, c'è tutto. Ma questo per dire che cosa? Questo è un film, come ne hanno fatti tanti. Ma nel 334 a.C. a Siracusa erano convinti che Zeus fosse lassù e che li guardasse. E se Timoleonte era riuscito a scacciare i cartaginesi, era per la sua spada, ma era anche per le saette di Zeus. Quindi si prendono l'onere e l'onore di dire che Zeus è Eleuterio, è liberatore di Siracusa. Ma questo, signori, non lo dice Lorenzo Lamorte, lo dice la storia. E quindi le monete d'oro greche, e non è un caso se noi in un anno riusciamo a vedere 5 monete di Apollo, 4 monete di Atena. Atena, avete visto che non c'è, Atena cominciano a non esserci più. Gli stateri di Atena, visti per qualche anno magari con maggiore frequenza, adesso, boh, non lo so. Ma Zeus, e io un giorno chissà vi porterò uno statere di Zeus in trasmissione di Taranto, vi chiederò 100.000 euro e sicuramente ci sarà qualcuno che dirà lo voglio, ma intanto, e non ti stai accontentando, perché questo vorrei fosse chiaro, non ti stai accontentando, stai scegliendo una grande moneta greca, piccola nelle dimensioni perché parliamo di 11 mm, emidracma. Oppure vedete i tre globetti sotto le zampe di Pegaso sul rovescio, vanno a indicare proprio
valore che si rifaceva proprio al sistema corinzio che Timoleonte portò e riportò su, anzi portò a Siracusa per portare appunto una rivoluzione anche monetaria. Guardate, Siracusa contro Cartagine è una guerra costante, è una guerra enorme. Guardate, non l'ho detto prima, ma sarà una bella sorpresa per chi ha scelto la moneta. La moneta di Era, pensate, è stata coniata durante l'occupazione cartaginese dell'Italia meridionale con Annibale. Vi dico solo questo. Questa è la storia. Queste sono le monete che Bolaffi vi presenta. Questi sono i grandi pezzi che vi porto il lunedì sera. Queste sono le conferme che dovete fare. Queste sono le conferme che dovete fare. Questi sono only the brave. Buttate il cuore oltre l'ostacolo. Mettetevi nella condizione di scelta. Poi ne parliamo. Però questa Persefone è bellissima. L'andiamo a vedere anche sul rovescio, Alberto. Questa Persefone è meravigliosa. Questa Persefone toglie il fiato per quanto è bella. Ma io devo essere il consulente quale sono. Guardate, parlavo, non sono qui con me. Fossero qui con me, i clienti potrebbero confermarle. Parlavo con degli amici clienti e si parlava proprio della possibilità di scegliere una moneta piuttosto che l'altra. E io gliel'ho detto, guardate, avevo questa Persefone, vi dico la verità, sul loro tavolo avevo delle monete che costavano meno, ma con una frequenza di passaggio molto più complicata e molto più rara. E gli ho detto, guarda, Persefone, magari potrò portartela. Quello che non potrò portarti, e che è quello che caratterizza questa Persefone, sono due cose. La sinuosità di questo cavallo, particolarmente slanciato, questo è il rovescio della moneta di Persefone, e questo lavoro, questo ornato, questa meravigliosa ricerca di stile che sulle monete di Persefone appare rarissimamente, di solito questo si chiama esergo. Adesso ho capito che ho caldo, se tocchi il video qui è a 870 gradi, possiamo grigliare le salsicce. Qui vedete questa ricerca stilistica, 23.000 euro, 40%, moneta fantastica, ma non è, questo sto cercando, forse non ce la faccio, anzi sicuramente non ce la faccio, non è paragonabile alla rarità di Zeus, quello Zeus è viva il 25%, fatevi i conti quanto costa il 100%, non ci va tanto, per fortuna la matematica non è un'opinione, quindi se 24.000 è al 25%, sarà 46.000 euro, 50.000 euro circa, al 50% sarà 100.000 euro al 100%. Questo è il rapporto di rarità di questa moneta. La presenza del Pegaso, una delle figure mitologiche tra le più belle presenti nel mondo greco. La volete perdere, perdetela. Io vi dico, sapete, io sono la massima trasparenza. Mi piace essere diretto, questa moneta io ve l'ho presentata in trasmissione qualche settimana fa, ha raggiunto un'attenzione da parte di alcuni clienti, l'hanno vista, e poi capite che quando si porta avanti un percorso molto ampio, poi si fanno delle scelte, poi ognuno chiaramente deve assecondare il proprio gusto. E quindi allora la moneta si è liberata e io ho detto la voglio portare ancora una volta alla visione del mio pubblico. A voi sceglierla, a voi confermarla, non vi impegna su nulla la conferma, non è che a mezzanotte meno 10 magari vi siete addormentati e quindi non state neanche sentendo le mie parole, quindi non vi disturberanno neanche più che tanto. Ma se siete ancora ben svegli e ben lesti, un messaggio, una telefonata, un'email, potete fare quello che volete, un sms, guardate, potete raggiungerci veramente come volete, ma un peccato. Guardate, stasera, che ripeto, avete saputo scegliere, sono due cose che mi stupiscono. Questo Zeus, e va bene, però chiaramente la cifra richiede la giusta maturazione del proprio pensiero, anche se, ripeto, non comprando niente in trasmissione, uno può anche
regalarsi, dice, ma Lorenzo, ma me l'hai detto tu di confermare, e poi se non la compro, e se non la compro, pazienza. Anzi, io questa moneta di ufficio, se è possibile, la porterò a vedere a qualche cliente. D'ufficio cosa vuol dire? Che la porterò a vedere per il piacere anche di vederla. Poi comprarla è un'altra cosa, no? Si vede, cioè non è che si compra tutto, mancherà, noi saremo felici, eh? Dice, tipo, allora ti porto 5 monete e le compri tutte e 5, allora te la prossima volta te le porto 10, la prossima volta te le porto 15, a parte che non ci sono. L'altra moneta che mi ha lasciato, guarda, due cose io stasera, anche perché sono le 23:51, non voglio, guarda, il mio amico Enrico ormai mi conosce, sono diventato scontato Enrico, oppure sei tu che hai sviluppato delle doti di conoscenza. Ci sono due monete, la piccola e la grande. Me le voglio mettere vicine anche se il paragone è Davide contro Golia, guarda qua. Paola, Davide contro Golia. Ma sono due meraviglie. Gigi! Gigi, che è successo? Gli sono preoccupato. No, perché o non ci vede. No, ma perché. Ma almeno un saluto, eh. Io questo volevo stasera. Però questo Zeus di Siracusa e questo Traiano con la Dacia afflitta sul rovescio, questi sono i due pezzi che mi stupiscono in maniera assoluta stasera. Io li vorrei vedere, se questo fossi in voi farei. Guarda che qui si vede, guarda, vedete la P di SPQR? Diciamo, la parte superiore della P, vedete che è più chiara, proprio perché ha perso una punta di quella patina meravigliosa, tra l'altro su questo se stessa è meravigliosa, e lo ricalco prepotentemente, sta per venire fuori. Che bello. Traiano, guarda Traiano. Questo è l'altro, un Traiano vittorioso, dacico. Guarda qui, vieni. La Dacia afflitta, ma guarda qui cosa c'è scritto. Allora, c'è tutta la leggenda, germanico, Dacicus. Questo è un titolo, un ex cognome che gli viene affidato, proprio assegnato a seguito della vittoria definitiva contro i Daci. Moneta da 1000 e una notte. A questa costa 2005, 2595. No. Ma questa per dirvi, io mi sto disperando perché, ma guardate la figura di questa Dacia, guardate, con la gamba accavallata, lo scudo, la corazza su cui è appoggiata e questo braccio col gomito appoggiato sul ginocchio in segno proprio di una resa nei confronti di Roma, Roma, questa Roma onnipresente nella storia dell'antichità. E poi lui. Vieni. Guarda che cos'è. Meraviglia. Incanto. E tra l'altro, e poi veramente, a voi l'ardua sentenza, quel 25% su una moneta di questa, con questa storia è veramente, veramente veramente riduttivo e veramente a vantaggio di chi la sceglie, perché il volto di Zeus si vede benissimo, la barba, i capelli, la corona, incantevole, incantevole. Bene, allora, stiamo quasi arrivando al termine della trasmissione. Allora, io intanto volevo ricordare con un po' di calma gli appuntamenti. Per quanto riguarda queste monete nuove della Magna Grecia, seguiteci perché è un progetto che è chiaramente è iniziato. Non abbiamo i cavo pieni, purtroppo, vi dico purtroppo perché vorrei che mi avessero detto: guarda, ne ho 50 da vendere, non 500, già 50 io farei dei salti di gioia. Sono veramente contate, sono veramente alcune chiaramente un po' meno rare, avremo piacere di ripresentarvele, quindi chi stasera le ha perse, però giustamente, o perché è arrivato tardi, o perché ci sta pensando, perché le deve maturare, giustamente ci saranno altre opportunità,
dateci anche un feedback, datelo ai vostri agenti, funzionari, dite guarda, ho visto la trasmissione, non mi piace, non fanno schifo. Per carità, io dubito perché oggettivamente poi, però è giusto. Oppure mi piacciono, ho apprezzato quello piuttosto che quell'altro, perché chiaramente più informazioni di ritorno abbiamo e più ci sforzeremo sempre di più per portarvi l'importanza di queste monete. Aggiungo che le sorprese quest'anno non sono finite, è in preparazione, anzi in fase d'arrivo, una novità che non vi voglio anticipare, che tra l'altro ben si sposa e poi ben si lega anche con queste monete. Ecco, quello che vorrei ribadire è che questo accosto di moneta della Magna Grecia non è una fiammata che passa e va, è un'integrazione della nostra collezione di monete greche, quindi chi sta già collezionando le monete dell'antica Grecia avrà solo piacere nel poter ampliare questa collezione con ulteriori meravigliose monete che appunto si distaccano per caratteristica, per spirito, per tipologia, per zecca, per storia, dove abbiamo visto anche il tempo le premia molto perché sono molto antiche, perché la Magna Grecia è molto antica, le prime colonie sono, cioè noi abbiamo visto date pazzesche, raramente avevamo visto i 550 avanti Cristo, ci cioè siamo andati veramente all'origine, abbiamo sbirciato il baratto che diventa moneta, che si trasforma. Quindi seguiteci costantemente i nostri appuntamenti, il mio del lunedì sera, quello del mercoledì, quello del venerdì, sempre dedicato alla numismatica e poi sapete per gli amanti della filatelia, il martedì e il giovedì lo dedichiamo alla filatelia. Siamo praticamente a fine trasmissione, i più timidi che avessero voglia di confermare come si dice, a telecamere spente perché hanno paura proprio di qualche. Sappiate che abbiamo i telefoni, li teniamo sempre accesi. Ecco, tv@bolaffi.it è molto importante perché la nostra mail è dedicata proprio alla TV. Cosa vuol dire? Che critiche, commenti, richieste. Sto facendo la collezione delle monete di qualunque tipo, vorrei sapere, mi piacerebbe vedere. Ecco, addirittura con on demand, quindi posso vedere una moneta, un marengo di Vittorio Emanuele III. Vorrei vederlo giovedì, mercoledì sera, potete dedicarmelo in quella trasmissione? Per quanto possibile cerchiamo di accontentarvi informandoci, organizzandoci proprio per potervi accontentare in quell'ambito. Quindi la trasmissione 40 secondi va veramente a completarsi, io ne approfitto ancora per ringraziare tutti coloro i quali hanno seguito, le belle e importanti conferme. Fatemi avere, indipendentemente appunto dalle conferme, un feedback, vi prego, su questa novità, su queste moneta della Magna Grecia, perché sentire da voi il commento è la cosa che mi dà maggiore stimolo e spinta per continuare. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, vi auguro un buon proseguimento di serata, un'ottima notte e come sempre, se possibile, regalatevi dei sogni d'oro.